Buona serata amiche ed amici di Rete Oro e di Goldeada. Una nuova stagione di calcio è iniziata, una nuova stagione di Goldeada sta iniziando e lo facciamo subito alla grande perché, come si dice, stiamo sul pezzo con i sorteggi per quanto riguarda la fase a gruppi di Champions che si è svolta oggi a Monte Carlo. Ne parleremo, come parleremo di tanto altro, del campionato del Roma-Juventus che verrà, ce lo facciamo subito insieme ai nostri ospiti. Saluto però immediatamente la nostra Elenia Leone. Buonasera Elenia, come stai? Buonasera Giuseppe. Tante sorprese quest'anno, tra cui anche qualcosa che poi ci dirà Elenia. Vabbè, non anticipiamo nulla. A te l'onore e il piacere di presentare i nostri ospiti in studio intanto. Buon inizio di stagione a te, buon inizio di stagione ai nostri amici a casa, ma soprattutto ai nostri ospiti in studio che anche quest'anno sono qui con noi. Andiamo subito a dare il bentornato al primo ospite, l'ex calciatore Liborio Liguori. Buonasera a tutti. Buonasera Liborio. Grazie. Il nostro mister preferito, Luciano Spinosi. Buonasera. Claudio Fontanini, per Agenzia Stampa, Prima Pagina News. Ciao Elenia, buonasera a tutti. E anche questa stagione a darci tutte le news sul pianeta bianco-celeste c'è Antonio Maria Pietoso, la Lazio siamo noi. Ciao Elenia, buonasera a tutti. Per il pianeta Roma invece abbiamo Mauro Macedonio. Buonasera, buonasera a voi. L'insostituibile direttore Giorgio Martino. Ciao, buonasera, buonasera. E ultimo, ma non ultimo, un nostro nuovo acquisto del cast che si alternerà durante le puntate con Giulia Spiniello per romanews.eu, Riccardo Cotumaccio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi, ovviamente si amplia l'organico per quanto riguarda i saluti, salutiamo, approfittiamo, Luciano. Facciamocelo questo applauso, grazie, grazie. Inizia. Questo applauso assomiglia molto al selfie. Selfie di Antonio Maria Pietoso. Mi sembra tanto. Mi sembra. È così. Te la canti e te la suoni, insomma. No, come vuol dire? Allora io cantare non so suonare. Però giocare molto bene a pallone ancora te la cavi, lo possiamo dire. E te la cavi ancora alla grande. Allora, allargo il panorama dei saluti e dei ringraziamenti ovviamente a tutti voi che ci seguite anche quest'anno, alla regia con Alessandro Durnassi in testa, in particolar modo ai nostri sponsor che anche quest'anno ci sostengono, e diamo il benvenuto anche a Digit Mania, nuovo sponsor, oltre che allo storico Pompi e Baldelli. Saluto anche il resto dello staff, è larghissimo quest'anno, sono davvero tanti: Guido Ugolotti, Paolo Marcacci, Diego Angelino, Danilo Margani, presidente di Quali Sport, con il quale faremo tante partite allo scopo di prevenire la salute di tutti noi, poi ne parleremo ancora meglio, Fabrizio Romondini, Alfredo Maria Cocco e Gianluca Vicinanza, direttore di RomaDaLeggere.it. È il momento di entrare nel clou della trasmissione, tra poco arriveremo da te, però andiamo per ordine cronologico a decrescere, perché Giorgio, ci sono stati sorteggi a Monte Carlo per quanto riguarda la Juventus, gruppo D, la compagnia del Manchester City, del Borussia Mönchengladbach e del Siviglia. Per quanto riguarda la Roma, la gradevole e non gradevole compagnia del Barcellona, del Bayer Leverkusen che proprio ieri ha eliminato la Juventus e del Bate Borisov, scusate, la Lazio chiaramente, e il Bate Borisov e i bielorussi che saranno lo sparring partner di questo gruppo, forse. Comunque forse il fattore B mi sembra che sia emerso da questa urna, perché le tre avversarie della Roma sono tutte e tre, cominciano con la lettera B: il Barcellona, il Bayer Leverkusen e il Bate Borisov, che addirittura ce n'ha due di B, tanto per raddoppiare. Era meglio la BB Brigitte Bardot, però anche questa BB tutto sommato credo che sia abbordabile. E con due B abbordabile, cioè, B. Il fattore B deve essere in qualche modo esplicitato in tutte le sue sfaccettature. È stato un sorteggio che mi ha molto ricordato quello dell'anno scorso nella sua dinamica. Nel momento in cui stava per essere estratto il nome della Roma, era rimasta insieme ad un'altra squadra come l'anno scorso,
penultima come l'anno scorso, come è stata, sempre, come è stata ultima. L'era in quarta, qui in terza, ma è sempre non ha importanza, perché sì, quello che conta è che nel momento in cui era rimasta la Roma con un'altra squadra, c'era la possibilità di prendere o una lettera, in questo caso erano la lettera E e la lettera H, c'era la possibilità di prendere una lettera o l'altra. Una lettera ti avrebbe dato, come l'anno scorso, un girone abbastanza abbordabile, e non è stato così. Un'altra, ed è stato così, ti ha dato un girone invece di impegno, al di là delle battute del fattore B, però certamente il Barcellona è comunque la squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni scorsa, quindi è ovviamente la favorita numero uno. La Roma l'ha già affrontata in amichevole con tutto quello, la tara che si deve fare sulle amichevoli, e ha perso in maniera inequivocabile, dimostrando una lontananza proprio dalla dimensione della squadra preoccupante. E però a questo punto c'è questo Leverkusen che a Roma era sembrato discreto ma non irresistibile. Ieri è sembrato forse più irresistibile di quello che, ecco, bisognerà vedere francamente qual è la vera consistenza, perché all'andata era stata una squadra buona, discreta, dignitosa. Ieri sera è sembrata troppo forte. Vive molto per il fattore campo vera. Il Leverkusen, ieri ha dato questa impressione. Però il fattore campo c'è anche perché come c'è andata la Lazio, ci deve andare anche la Roma. La prima partita è Roma-Barcellona. Il sorteggio è interessante perché è Roma-Barcellona la prima partita. Poi due partite fuori casa. Il 15 o il 16 di settembre. Borisov e Bayer. Il Bayer, come sempre, la terza partita si ripete immediatamente, certo, e quindi avremo subito dopo la Roma-Barcellona, Borisov-Roma, Bayer-Roma, Roma-Bayer, certo, poi Barcellona-Roma, e l'ultima che potrebbe essere quella che comunque ti mette a disposizione tre punti che potrebbero essere utili per una classifica ancora vorrei eventualmente fare un giro di valzer, proprio perché anche per fare un po' il confronto con quello che è stato il girone di ferro, no, dell'altro anno, lo ricordiamo bene, partendo da Liborio. Allora, è più agevole rispetto all'altro anno il turno, no? Sì, senz'altro, rispetto all'anno scorso è molto più possibile avere un risultato più favorevole, questo senz'altro. Cioè il Bad Borisov che attema, diciamo, molto la... Infatti, diciamo che l'ultima partita secondo me diventa decisiva, perché tre punti in quel possono cambiare completamente la situazione. Io credo che è difficile, sono tutte difficili le partite che farà la Roma come le altre squadre. Sì. Speriamo che appunto la Roma in questo momento riesca a far rientrare qualcuno infortunato, così può far vedere che è una buona squadra. Claudio, quando hai visto oggi l'abbinamento subito al Barcellona, poi il Bayer Leverkusen? Io come Giorgio ho sperato nell'abbinamento, tra virgolette, un pochino più fortunato per la Roma, ma storicamente sappiamo come vanno le cose in casa giallorossa, quindi matematicamente è arrivata puntuale il girone più difficile. Però più difficile realmente, perché insomma, voglio dire, se la Roma vuole fare una crescita a livello internazionale, credo che il Bayer Leverkusen è una squadra alla portata della Roma, cioè una Roma che sbandiera grandi acquisti, grandi investimenti, una società che vuole primeggiare nel mondo, secondo quello che dice il suo presidente. Io credo che sia un girone alla portata della Roma. Secondo quelle che quindi sono anche perché la Roma ha avuto la possibilità anche lo scorso anno di qualificarsi, non dimentichi, io quello per me è un grosso rimpianto. Mezz'ora dalla fine. È passato come un girone che era impossibile, per me la Roma aveva avuto tutte le carte regole per qualificarsi. Quindi a maggior ragione credo che quest'anno abbia la possibilità di farlo. Chiaramente appunto, poi Boris sarà, e il Bari sarà una squadra cuscinetto, quindi chiaramente il girone si decide nel doppio confronto tra Roma e Bayern, chiaramente. Certo, allora io passo subito, prima di arrivare a Riccardo, per concludere, Antonio Maria Pedoso, perché da tifoso laziale ha avuto la possibilità anche di analizzare, no, un po' più nel dettaglio. E prego intanto la regia, se è possibile, di mandare qualche foto di Lazio Bayern Leverkusen, quella dell'andata, perché abbiamo da quest'anno anche così il piacere di avere le immagini da parte di Activa Foto, quindi da parte dei fotografi di Fabio Alfano e Salvatore Fornelli, che ringraziamo
per le immagini fornite, sono queste, le immagini stupende che speriamo ci possano accompagnare in tutta la stagione 2015-2016 qui a Gol de Ada. Guarda, allora, Pino, lascio un attimo da parte la Lazio, parlo un attimo del genere della Roma. Fai come preferisci. Roma, che tanto parliamo dalla scelta folle di Platini, che ha condizionato un po' tutto quanto dai preliminari fino ai sorteggi, con la decisione nuova di fare due gironi, uno per i qualificati, uno per le piazzate, uno per i campioni. Però in tempo di elezione è molto semplice fare questo. Sì. Parte questo, Roma che ha un girone per essere in terza fascia comunque sia abbastanza equilibrato, ma da non sottovalutare, perché Bate Borisov, squadra cuscinetto, ma non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto in casa. Per quanto si giochi ad ottobre, il clima sarà ancora favorevole, non sarà il clima di dicembre. Poi il Bayer Leverkusen è una squadra molto fisica, una squadra forte in casa, una squadra che corre, qualità che possono mettere in difficoltà la Roma, ma la Roma ha gioco di palla e possesso palla, che è una qualità che mette in difficoltà il Bayer Leverkusen, soprattutto perché la difesa del Bayer Leverkusen non è impenetrabile, visto poi anche le due partite della Lazio giocate. E magari rientra Yedvai, che non era disponibile con... perché sì, non con la Lazio hanno giocato due centrali abbastanza modesti. Diciamo anche che Yedvai non è un gioco, cioè sarà più veloce di Tai Papadopoulos, ma non stiamo parlando di un grande giocatore. Fra i tre, e con la Lazio hanno giocato i due più scarsi. Ha fatto un buon campionato, Ripeto, secondo me è alla portata della Roma, ma la Roma non deve fare l'errore dello scorso anno, quello di rilassarsi. E per quello che riguarda la Juventus, che abbiamo saltato, gli ha detto veramente è stata davvero sfortunata, perché penso che di peggio non potesse pescare. Beh, oddio. Addirittura adesso andiamo a dare un'occhiata. La prima fascia ha pescato. Allora, Manchester City ha pescato. La seconda fascia. No, la Juve è in prima. Dalla prima fascia ha pescato il Manchester City, che è comunque una squadra che devi battere. Il Siviglia che è una squadra soprattutto in casa pericolosa, è una squadra che non molla mai, appena rinforzatasi con Llorente. E poi ricordiamo che cosa ha fatto la scorsa stagione. In quarta fascia, che poteva prendere una squadra comunque sia più abbordabile, ha preso il Borussia Mönchengladbach, che è una squadra da prendere con le pinze, soprattutto Antonio, tu hai ricordato, io sottolineo, anzi approfondirei se fosse possibile, questo discorso delle sciagurate scelte di Platini, che si candida ad essere come eventuale presidente della FIFA perfino peggio di Blatter, che quindi significa veramente battere il record mondiale. Però questa decisione così sciagurata ha fatto sì che innanzitutto gran parte delle scelte fossero addirittura obbligate. Esatto. Cioè c'è stato due o tre volte in cui non c'è stato neanche bisogno di fare il sorteggio, perché quella doveva per forza unica andare solo in quel girone, quindi già questo ti dice quanto è stato quello che giocano il martedì, quello che giocano il mercoledì, distinzione. E poi questa cosa orrenda di mettere teste di serie, le vincenti dei campionati, in prima fascia. Poi riprendi la a parte il PSV, perché il Barcellona aveva vinto il campionato e la Champions, perché altrimenti ci sarebbero state solo ed esclusivamente le prime sette, no, per quanto riguarda la classifica dei campionati, più la vincitrice successo che è stato il PSV nell'Olanda, come al momento del sorteggio della Juventus, la quarta fascia non poteva che essere una tedesca, esatto. E allora sono rimaste il Borussia Mönchengladbach, che è finito nel girone della Juventus, e il Wolfsburg, che però al momento sembra più forte del Borussia, quindi non è che questo fosse il girone peggiore. Certo, poi adesso magari il Wolfsburg vende Perisic, vende quello, vende quell'altro, però è come se la Juventus oggi vendesse... In quello per esempio la Roma è stata fortunata, perché pescando il Bayer Leverkusen ha evitato le tedesche del quarto gruppo, che potevano essere pericolose come il girone più solido. Allora, finiamo il giro con Riccardo. Mauro, tu ancora devi intervenire, infatti. Allora, dai, Riccardo. Aspetto che tu mi dia la parola. No, figurati, abbiamo la libertà di intervenire quando e come vogliamo. Io lascio il posto all'esperienza. Ha detto che lascio il posto all'esperienza. No, ma non ce n'è uno solo. La precedenza. Allora, sì, Mauro, sono due. Volevo dire questo. È vero, come diceva Claudio, come diceva anche Giorgio, che c'è stato il momento lì, il momento in cui è stato pescato il Lione ed erano rimaste Lione e Roma,
entrambe con le due possibilità, girone E o girone H, facile, e tutti facile. Forse abbiamo pensato, sperato che a Lione capitasse il girone E, quindi il Barcellona, e invece la Roma poi avesse di conseguenza il girone H, dove, lo ricordiamo, ci sono Zenit, Valencia e poi il Ghent insieme appunto a Lione. Che almeno sulla carta risulta essere, o sembra essere, un girone più facile, certamente più equilibrato. C'è chi però giustamente fa notare, e io in parte concordo con questo, che il girone più equilibrato diventa però anche un girone da un certo punto di vista più rischioso. Infatti, rispetto a quello in cui hai la cosiddetta ammazza girone, cioè la squadra che almeno sulla carta è in grado di vincerle tutte. Diciamo ci sono un paio a girone, a gruppo. Beh, di squadre avere la squadra, in questo caso tu hai addirittura la squadra campione in carica, quella che ha vinto l'ultima edizione della Champions, certo. Quindi hai quella che forse è considerabile la più forte in assoluto. Voglio dire, alla fine, se diamo allora, la squadra che può vincere tutte le partite ti mette nella condizione poi di giocartela effettivamente con l'altra che è più o meno al tuo livello. Io ci metterei anche il Bate Boris, perché come diceva giustamente Antonio, chiamarla squadra cuscinetto, squadra materasso poteva andare meglio. Credo che sia non sia, so se è la prima apparizione che fa in centro, è la squadra con ranking più alto della quarta fascia. Ed è subito sotto la Roma. Esatto. Ed è una squadra che in non poche occasioni dobbiamo metterci d'accordo. Perché qui, scusate, consentitemi di fare una chiosa a questa sciagurata formula della UEFA di Platini. Sì. Perché è vero che nella quotazione, nel punteggio, il Bate Borisov è subito dopo la Roma, ma perché, essendo l'unica squadra decente della Bielorussia, è quella che ogni anno partecipa per forza. Esatto. Mentre le italiane, per potersi qualificare, devono arrivare seconda, terza, chi arriva terza addirittura fa lo spareggio, poi magari lo può anche perdere e quindi resta fuori e non prende punti o ne prende di meno. Giusto. La Bielorussia li piglia sempre i punti. Ecco perché ha potuto, nel corso delle ultime 5-6 stagioni. Comunque, La Roma non è paura del Bate Boris, andiamo direttamente in Europa League. Rispetto per tutti. Attenzione. No, ma io non sottovaluto nessuno, Ma è chiaro che quello sto dicendo. È chiaro che la più debole decisione, non perché sia forte, sono d'accordo con te, ma perché viene sottovalutata, certo. No. Ce li ha perché i punti li prende per automaticamente. Forza, Essendo l'unica squadra o quella magari, che vince regolarmente il titolo. Magari facendo il confronto con la squadra avversaria della Juventus. Il Wolfsburg, per esempio, o il Borussia Mönchengladbach sono, secondo me, più forti, molto più forti del Bate Borisov. Però il Bate Borisov ha un punteggio. Il punteggio UEFA più alto, perché il Wolfsburg, per prendere i punti, deve sperare che non li prenda il Bayern, deve arrivare dove c'è il Bayern. È stato chiarissimo. Io volevo coinvolgere chi invece sul campo, prima di arrivare a Riccardo, pazzetterà un attimo in più, però da chi ha praticato sul campo proprio il tranello, potremmo definirlo Bate Borisov, ossia quando si scende in campo si rischia di sottovalutare un avversario forse mai. Un po' troppo, questa è la mentalità vincente. Volevo solo dire che comunque il Bate Borisov non poche volte ha creato difficoltà anche a squadre più titolate, quindi dico attenzione, è vero che la squadra più debole del girone e ci mancherebbe che la Roma le difficoltà spesso se le crea da sola, però quello di dire sono tutti punti già acquisiti, attenzione. No, ma chi lo dice? Si chiama cuscinetto c'è la giornata in cui si rischia di sottovalutare l'avversario perché si entra in campo, poi in maniera superficiale, perché dice adesso scendiamo in campo, questi ce li mangiamo, succede? Penso che possa accadere, no? Può accadere, anche se adesso
visto l'importanza della competizione, è logico che ci sia una maggiore concentrazione. Quindi poi chiaramente faremo un po', no, un anche po' diverso l'analisi dei nuovi acquisti, perché si parlerà anche di calciomercato stasera, meno 4 dal termine per quanto riguarda il calciomercato estivo. Sì, esatto. Allora, va bene, Riccardo Codumaccio, grazie per aver atteso pazientemente. A te, no, intanto, stava già qui, già stato atteso il suo turno pazientemente, perché l'abbiamo fatto. Che bello, davvero la partenza, siamo forti. Siamo stati un po' troppo. No, la mia sul girone, immagino. Certo. Sì, la tua sul girone, chiaramente, e anche se ci puoi aiutare così nel descrivere quelle che saranno le partite sia del gruppo della Roma sia del gruppo della Juventus per quanto riguarda andata e ritorno di. Sì, no, sul girone brevemente sono molto ottimista per due fattori. Il primo è che la Roma parte meglio sulla carta per organico rispetto all'anno scorso e il girone è meno difficile sempre sulla carta rispetto sempre all'anno scorso. Considerando che la Roma è giunta, come diciamo prima, a mezz'ora dalla qualificazione, se non poi per un erroraccio, lo ricordiamo, De Sanctis, sì, certo, con Cesca Mosca, dobbiamo essere ottimisti. Sul Bade Borisov sono d'accordissimo. La Roma. Quello, scusami, non voglio interrompere, però l'errore eventuale di De Sanctis o di Strootman, poverino, sì, fu mix. Di Garcia, che sia stato, è assolutamente ininfluente. Perché anche se la Roma avesse vinto, la sconfitta col Manchester l'avrebbe comunque eliminata. Quindi certo. Quella non ma forse sarebbe niente. Stata un'altra la Roma, però ci arrivavi diversamente. La Roma l'ha persa nell'ultima mezz'ora in casa col Manchester City. E l'ha persa perché ha perso la partita, bastava non perdere la partita indipendentemente da quello che hai fatto a Mosca. Un punto o tre punti non avrebbero cambiato la sostanza. Però è stato un Manchester City meno forte nella gara d'andata che in quella di ritorno. Però il ritorno giocava molto quella di ritorno, una squadra di fronte. Ed è stata quella di ritorno che ti ha buttato fuori. In ogni caso, mica giocano da soli, cioè, le altre 11 di fronte. Però era una squadra più. Mi permetto di ricordare un elemento, perché poi è passato più volte così, quasi come trascurato. Sì. Il fatto che quella penultima giornata, quando si giocava a Manchester City, Bayern Monaco e la Roma era invece a Mosca, abbia visto le due partite non giocarsi contemporaneamente, certo, per il fatto che Mosca è dove è. Vabbè. Cosa che non è accaduta negli altri gironi e che non sarebbe dovuta accadere neanche in quello, perché alla penultima giornata e due gare così importanti, la contemporaneità può essere decisiva. Vabbè. E questo lo dico perché il City ha vinto quella partita col Bayern negli ultimi minuti, così come la Roma in realtà l'ha pareggiata addirittura allo scadere. Io credo che un City che avesse saputo che la Roma era vincendo, in vantaggio e comunque stava vincendo e al novantesimo era finita, forse no, più difficilmente avrebbe avuto la forza di ribaltare un risultato come era di fatto, perché il City stava perdendo in casa col Bayern e poi ha vinto negli ultimi minuti col Bayern, se l'è giocata fuori, perché già sapeva che la Roma aveva pareggiato. E questo, dico, purtroppo va bene. Volte è passato così. Allora, così come era Riccardo, successo alla Roma quando aveva giocato con il Bayern che ne aveva presi 7. Comunque quella giornata era stata positiva perché il City aveva pareggiato a Mosca e sapeva che comunque sarebbe rimasta davanti, certo, al City perché aveva fatto i 3 punti con la Roma. È stata penalizzata dal fatto di aver giocato prima, allora aver messo Riccardo, nelle condizioni. Mauro, chiedo a Riccardo di completare il suo discorso che è stato interrotto poc'anzi. Brevemente, semplicemente una riflessione sul Bade Borisov, che secondo me sarà veramente il giudizio su come si comporterà la Roma in questa Champions League. Lo diciamo prima, la Roma deve batterlo a prescindere, nonostante la caratura dell'avversario. Il Bade Borisov è al 9° campionato vinto consecutivo, è una liga molto giovane, in Bielorussia è nata nel 92, quindi è un campionato giovane. Il Bade Borisov vince, ma ovviamente l'esperienza della Serie A non la potrà mai raggiungere. È la squadra da battere, un po' come l'era il CSKA l'anno scorso, ma il CSKA ha una caratura totalmente differente. Per quanto riguarda il calendario della Roma, la Roma esordisce in casa, ma il problema è che c'è il Barcellona, certo, quindi non sarà un esordio molto non semplice. Sarà l'amichevole di assolutamente di qualche settimana assolutamente fa, ci sarà l'Olimpico delle grandi occasioni, no. E poi soprattutto c'è il doppio impegno esterno, perché si va prima
in casa del Bate Borisov, e poi c'è il Bayer Leverkusen in Germania, sì, per poi tornare subito ad affrontare il Bayern in casa all'Olimpico. Sì. Si va al Camp Nou alla penultima e infine c'è Roma Bate Borisov, che sarà probabilmente la gara in cui si dovrà dimostrare di meritare il passaggio del Speriamo turno. Sia la gara della vita. Speriamo che non sia la gara della vita. No, scusa, a proposito di Cesca, la notizia dei preliminari è che Dumbia è tornato a segnare. Tre gol in due partite. No, questa è un'altra cosa. No, ma questo solo qui a Roma praticamente ha sempre segnato lui. No, ma cosa sto dicendo? È clamoroso che in questa città, perché Dumbia, ripeto, noi adesso abbiamo scherzato, ci abbiamo riso solo. Questo ha segnato, è tornata solo qui a tre gol in due partite. Ma guarda che questo è un rigore sbagliato, tre gol è un rigore sbagliato, non ero uguale. Io ti dico che qualche riflessione, questo però questo sto dicendo, fa venire, perché allora comunque più Dumbia gioca bene, meglio è per la Roma, in ogni caso. Tra poco coinvolgeremo, rivalorizzare, certo, Liborio Liguori e Luciano Spinosi sul calcio mercato. Ci stiamo arrivando, valutazioni da chi al calcio ci ha giocato. Però è il momento di andarci in pubblicità, fra 60 secondi ce ne andiamo in pubblicità. Claudio, che volevi aggiungere? Niente, no, parlavamo sempre della Roma, sì, di questo girone, che speriamo che sia la volta buona, perché ripeto, con la squadra che ha fatto la Roma quest'anno, no, ma sarebbe delittuoso. Solo per dire, se tu non fai 6 punti col Bate Borisov, perché non è questo, chiaro, di vincere l'ultima in casa. No, qui devi vincere anche in Bielorussia. Per me la Roma deve vincere in Bielorussia e pareggiare in Germania. Oh, se tu non fai 6 punti col Bate Borisov, metti a rischio il passaggio da fuori con il Bate Borisov. Se perdi col Barcellona, devi vincere fuori e devi pareggiare in Germania. Ciò che è certo è che la Roma non arriva già qualificata alla sesta. Io volevo, ti lascio subito la parola a Giorgio, ti lascio subito la parola, salutare, approfittare per salutare il direttore di Roma News, Fabrizio Aspri. Fabrizio Aspri, un saluto, un abbraccio. Mi accodo, saluti di Pino. Assolutamente. Ciao direttore. Allora, no, dico, il sorteggio è stato favorevole per quanto riguarda la trasferta o la partita in casa, perché giocare dal punto di vista meteorologico, giocare col Bate Borisov fuori casa il 29 settembre, che ricorda poi anche seduti, certo, in quel caffè, insomma, certo, dice, anche un ricordo dal punto di vista canoro. Affettivo, particolarmente affettivo. No, particolarmente significativo, una delle canzoni più belle, una delle canzoni più belle, cioè, italiane, cioè, quindi insomma, e diverso è se fosse stato il contrario, perché il 9 dicembre sarebbe stato molto più complicato. Quindi, ma penso che abbia avuto una logica il discorso di Riccardo Cotumaccio a dire, e soprattutto di Claudio a dire, dobbiamo andare a vincere all'andata e al ritorno. Forse già tenendo conto del fatto della data in cui si va a giocare in Bielorussia. Tra l'altro Pino, il tecnico del Bade ha già detto, vogliamo essere la mina vagante del girone. Beh, ad esempio, c'è da dire che Leverkusen andrà in Bielorussia il 24. Si parlava di Battisti, vero Giorgio? Si ricollegava a quello. Il Leverkusen andrà invece a giocare in Bielorussia il 24 novembre. Quindi, almeno da questo punto di vista, sappiamo che la squadra tedesca troverà condizioni, come dire, comunque, climatiche. Io avrei preferito non esordire col Barcellona, perché a Roma partirà handicap, chiaramente. Forse, no? Sì, quello psicologicamente. L'anno scorso la Roma giocò con il CSKA. Psicologicamente influisce, perché adesso vinse 5-1. E poi dopo, quando è arrivato il Bayern adesso sarà 7, una partita, però, per carità, in Casso Regolo, sarà stadio pieno, ritorno, il Bayern era la terza partita, certo. Tant'è allora, che nonostante quella pesante sconfitta, la Roma rimase in seconda in classifica, assolutamente, e ci rimase fino all'ultima mezz'ora. Bene, allora, partita. E se fosse il tempo buono? Se fosse il tempo buono, giustamente, dice Luciano Spinosi, ben venga, perché poi non si sa, le serate sono anche un po' così. Allora, andiamo in fascia pubblicitaria, poi ritorniamo perché ci descriverà, come abbiamo detto prima, Antonio Maria Pietoso, il Bayer Leverkusen nei dettagli, visto che l'hai visto giocare, partita fresca quella di ieri sera, che ha visto, ahimè, per quanto riguarda i colori bianco-celesti, l'eliminazione netta da parte del Bayer Leverkusen verso la Lazio. Sì, no, dopo approfondiamo. Sì, no, approfondiamo dopo, però prima di parlare di Lazio, parliamo di Bayer Leverkusen nel dettaglio. Va bene, spazio pubblicitario, rientriamo subito. Eccoci qua. Allora, rientriamo per parlare insieme a Antonio Maria Pietoso proprio Bayern di Leverkusen. Bayern Leverkusen, che hai visto molto bene per quanto riguarda la partita. No, ho visto dal vivo, per quanto riguarda il trasferta in casa. Una squadra operaia che sa mascherare i propri difetti con alcuni pregi. Cioè, non è una squadra con dei piedi
vellutati, diciamo, a parte... Efficace, direi, dai. Ma diciamo che efficace, diciamo che non ha i piedi, non ha dei grandi calciatori dal punto di vista tecnico, ma corsa, polmoni, grinta, voglia di fare. Non è un avversario, come dicevo prima, facile da battere. Soprattutto a Kiesling davanti, che è un lottatore, non molla una palla, 1,91 m di testa sono praticamente tutte le sue. E poi va bene sugli esterni, è una squadra che regge bene, poi fisicamente a centrocampo... Io ho qualche nome, magari quelli che hanno segnato, no? Il primo è stato Calhanoglu, poi ha segnato Memedi e Bellarabi. Turco, Calhanoglu. Sì, sì, esatto. Quel, c'è anche Papadopoulos, insomma è una squadra... Papadopoulos e Tasso sono stati i più fiacchi, anzi i più pericolosi, sì, e sì, sono quelli, che hanno quelli che hanno confezionato il gol dell'andata. Certo. Cioè uno ha fatto il liscio, l'altro non ha tenuto il Keita e l'hanno portato in porta praticamente. Diciamo che sono... Ecco, in porta poi invece... Poi ci ha messo il suo Keita però nel gol. In porta... hanno un buon portiere. Leno. Leno è un buon portiere, molto, molto affidabile, solido, molto affidabile, sì. E con buona personalità comanda molto bene la difesa lui. E poi è importante, non solo nel momento in cui ovviamente comunica, ma anche poi quando quasi è lui il primo a rimpostare, esatto, l'azione, esatto. Perché è lui poi il suo rilancio diventa spesso la fase iniziale dell'azione. Perché i due centrali non lo sanno fare. Sacchi ha detto una cosa giustissima, secondo me. Che noi, no, che noi a livello... No, Sacchi veniva a lezione da, esatto, me. Esatto, non lo metto in dubbio. No, che il problema del calcio italiano, ogni volta che mette il naso fuori dall'Europa, è proprio questo, che noi ci affidiamo ancora al gioco dei singoli, veniamo travolti sul piano del ritmo, della personalità, dell'intensità. Noi praticamente il portiere, faceva l'esempio di Neuer, giustamente, il portiere gioca coi piedi, i due centrali. Noi il calcio italiano non esiste tutto questo. Andiamo ancora con i singoli, con le investigazioni, con le giocate. Il calcio... La partita della vita con la difesa a tre. La Roma è questo, cioè, ecco, con tutte le squadre italiane. Lì è stata un po', sinceramente, è un po' da rivedere la decisione di... Sì, sì. Da giudicare, ecco, più che da rivedere, da giudicare, da valutare, perché ha fatto, a me ha lasciato perplessità quella decisione di andare con la difesa a tre, proprio in quella partita, dopo che hai giocato sempre a, esatto, 4, no, soprattutto, cioè, l'esperimento e poi soprattutto 3 contro 3, difesa 3 ecco, con 3 difensori che non sono in forma. No, ma poi lascia Gentiletti in panchina, cioè, ma io poi non ho capito perché non ha giocato Cataldi, per esempio, per me quella, sì, è stata una cosa... è molto indietro di condizione rispetto a un altro, non so, però a livello di è un giocatore, ha fatto l'Europa Under 21, poi ha preferito, ha scelto di non fare vacanza, sì, ma è proprio una settimana si è aggregato, però un ragazzo di 20 anni staccare, ha staccato secondo me troppo poco. Nazzi è stato forse il migliore della squadra. Nazzi è stato il migliore in campo, probabilmente però Antonio, però lo sai qual è il problema? Un Nazzi ti fa una funzione, capito, ti fa una cosa, esatto, ti fa un'altra, non è che tu non puoi chiedere a parola un Nazzi di costruirti il gioco. No, però Antonio, tu già parlavi di giocatori non in condizione, adesso lasciamo stare, c'erano le assenze e questo è in dubbio. Non è una giustificazione. Non è una giustificazione, certo. Mauro, infatti, non è una giustificazione, questo voglio dire. Io ho trovato imperdonabile andare a giocare una partita come quella nelle condizioni fisiche in cui si è presentata la Lazio. Fare 7 giorni di ritiro, una partita così importante, tu l'hai affrontata, Mauro, con una squadra che dal punto di vista fisico era in condizioni. Mauro, perdonami, è imperdonabile contro una squadra che invece ha il proprio campionato già iniziato da tempo e quindi è evidente, Mauro, che la cosa assurda, sarebbe stata più avanti quest'anno di te. La Serie A comincia prima e la Bundesliga è cominciata solo una settimana prima, quindi in realtà hanno una settimana. È vero che loro hanno una preparazione diversa, perché poi il campionato starà fermo. Però è imperdonabile, Mauro, fare 7 giorni di ritiro, andare 10 giorni in Cina per la Supercoppa e poi non giocarti la finale della Supercoppa, quello è imperdonabile. No, arrivano tante mail che Melenia di entrare lì, nel vivo lì ci sono i soldi quale 3 milioni di euro, cioè, tutta questa storia per 3 milioni di euro evidentemente saranno altri... poi però quelli persi, attenzione, magari ne hai persi 30, sì, sì, una parte, cioè, tu hai per guadagnarne 3 ne poi 30. Ne hai persi almeno 30, certo, quindi diciamo che perché adesso se non vai nei quarti di finale dell'Europa League la stagione non dico che è fallimentare, ma quasi, certo, ma con un mercato come quello che ha fatto l'Udito
Quale? Lo stesso. Quale mercato, appunto, quindi è imperdonabile il mercato, non tanto la preparazione. Che ha fatto l'anno Napoli dell'anno scorso. Che aveva l'autunno preliminare l'Atletico. Mauro, perdonami, molto peggio. Forse anche peggio. Perdonami, peggio, perché riuscire a rovinare l'ambiente dopo la qualificazione trovata col Napoli è grave. Vabbè, tu recidivo, è la terza volta, recidivo, è la terza volta, perché tu ci sei riuscito dopo la vittoria della finale di Coppa Italia del 2013. Ci sei riuscito nel 2007 e nel 2009 dopo le due Supercoppe italiane. No. E ci sei riuscito anche quest'anno. Ma io dicevo lo stesso errore, perché anche il Napoli l'anno scorso ha pensato di poter aspettare di vedere come andrà il turno preliminare con l'Atletico Bilbao, quindi neanche con una squadra. Mauro è così, perché se la Lazio passava il turno arrivava Madrid. L'Atletico Bilbao è così, perché pensate che se la Lazio passava il turno gli prendeva l'udito. Cioè, va bene, facciamo leggere una mail. Ragazzi, allora, Antonio Maria Pedroso, ti interrompo, c'è una mail proprio per te. Ecco, riguarda il pianeta Lazio, Ilenia, grazie. I tifosi che si vogliono far sentire, anche loro, i nostri amici a casa. E appunto questa uscita della Champions della Lazio ha fatto tanto discutere. Lazio fuori dall'Europa, che conta? Chi secondo voi il maggiore colpevole? Società, mister o giocatori? Guarda, io do un 33% a tutti e tre, ti dico anche le motivazioni. La società perché non ha creduto, la società ha aspettato ancora una volta il preliminare per provare a fare un mercato che poi, come dicevamo... Ma in 4 giorni lo fai poi? No, ti spero, perché sai, la Lazio aveva bisogno di un ritocco per reparto, invece sono arrivati giovani... di belle speranze, ma che ti vengono a fare il settimo, l'ottavo, il sesto, non è che ti vengono a fare il titolare. Si, e poi si perde 10 perché... milioni di euro per Milinkovic Savic è un lusso che la Lazio non si può permettere, e invece è stato fatto. E poi, Pioli ha grandissime responsabilità in due cose: uno, perché ha detto di sì a tutte le scelte della società, e due, perché poi la formazione di ieri gli dà vendetta, perché la Lazio, se devi difendere l'1-0, vai con un 4-4-2 più abbottonato, allora provi a fare un calcio diverso, provi a fare un gioco diverso. I giocatori però hanno una grande responsabilità, perché scendere in campo non credendoci, ed è successo sia ieri dopo l'1-0 e sia nella Supercoppa, ed è un errore che la Lazio faceva anche l'anno scorso, subito il gol non riusciva nella maggior parte dei casi a reagire. Antonio, però scusa, a livello di personalità io devo dare giustificazioni a Pioli, perché è una squadra che viene a mancare Biglia, Klos, Marchetti, sono giocatori importanti, una squadra come la Lazio che fa una partita a livello internazionale, noi parliamo del Real Madrid, contano questi, però partivi da un risultato che era un buon risultato, una squadra che è esperta, abituata a giocare quasi ottimo, quasi ottimo risultato. Claudio, però non è una giustificazione, perché tanto più che ti mancano giochi di esperienza, tu non metti Maurizio e non mi lasci in panchina Gentiletti. No, sto dicendo, fai un centrocampo diverso. Non è colpa. Soprattutto, e poi voglio sapere... Adesso io ho sentito stamattina nelle radio romane, già c'è l'assalto a Pioli, ho sentito dei commenti. Sì. Io ho sentito con queste vecchie. Però Pioli fino a giugno era un grandissimo allenatore, era la stratosfera, adesso è diventato un cretino. Claudio, bravo allenatore, però... Mercoledì mattina, cioè fino a ieri mattina, ancora. Io gli faccio notare una cosa: che l'anno scorso la Lazio ha fatto una scommessa con Pioli facendo un mercato buono. Quest'anno si è tenuto Pioli. Ricordiamo che l'anno scorso la Lazio ha perso finale di Coppa Italia, ha perso il derby che la portava al secondo posto. Ma Antonio, tu dimmi, la Lazio, lo scudo, ha fatto quello che ha fatto a Roma due anni fa. La Lazio ha giocato lo scorso anno al massimo e oltre le proprie possibilità. Punto. Quindi quest'anno non investendo, chiaramente, perché lui torna indietro. La squadra torna indietro. Allora, se l'obiettivo è un sesto posto, ha sbagliato sempre l'appuntamento fondamentale. Esatto, bravo. Perché c'è stato il derby. Tu pensa il gol di Ian Gambigua, come ha spostato i valori anche economici, perché oggi l'uscita della Lazio porta alla Roma fra i 7 e i 10 milioni subito, così d'amblè, indipendentemente da quello che potrà fare, proprio così, in più, a gratis, come dicono a Milano, senza far niente gli arrivano questi soldi, ma anche una dozzina sono. Scusa, poi quest'estate Giorgio hai perso la Supercoppa italiana, poi ha perso la finale di Coppa Italia e poi la finale di Supercoppa, perché la Supercoppa italiana, cioè tre partite fondamentali, una presso all'altra, perché ha vinto solo quella col Napoli. Allora, è stata forse hai provato a più persa, più persa da Napoli, più persa da Napoli. Sul 2-0 la Lazio lì deve chiudere, è riuscita a riaprire una partita. Non solo, ma se Higuaín segna. Se Higuaín segna il rigore, ragazzi. Luciano Spinosi, scusate, ti lascio subito la parola. Luciano Spinosi, prima di parlare di calciomercato, prima di parlare del campionato, ti chiedo, la Lazio, a tuo avviso, la Lazio vista
in queste prime battute è più forte o meno forte dell'altro anno? Poi parleremo degli innesti, degli eventuali innesti ancora da... Non a sensazione. La sensazione non ce l'ho perché... È ancora presto. È ancora presto, come certo. Fai a decidere, cioè, se una squadra è forte o no? Quindi prime battute, non ti ha dato una sensazione magari assolutamente di... no. Liborio? No, anche perché ancora le squadre sono molto imballate, quindi è difficile certo. Esprimere... le proprie forze. Quattro giorni cambiano, comunque possono cambiare un campionato, perché ricordiamoci quando il Milan prese Ibrahimovic come cambiò il campionato. Io non dico che la Lazio prenderà Ibrahimovic, però sai, hai quattro giorni per andare a prendere dei tasselli che ti posso, dei titolari che tu devi andare a prendere, devi andare a provare a prendere qualche esubero da qualche altra squadra. Ma se tu dici che non conoscendo lo dito adesso, dice che non l'avrebbe fatto neanche passando il turno, perché l'obiettivo era Matri passando il turno. Ti sto dicendo che la possibilità volendo ci sarebbe, ma se non lo fai di che stiamo parlando? E poi un'altra cosa, vorrei sapere in questa città quanti bonus dobbiamo dare a alcuni giocatori, ai vari Lulic, ai vari Radu, magari è il caso di metterli in discussione, magari è il caso che sono tre anni che la Lazio deve comprare un terzino sinistro che non arriva mai, magari un attaccante avrà anche di comprarlo, no? Magari è il caso di cambiare presidente. Sì, allora società. L'ultima cosa, certo. Se non fa mercato rischia di pagarlo seriamente e dico questo perché la Lazio, ricordiamolo ancora una volta, l'anno scorso ha potuto giovarsi esattamente come la Roma due anni di non giocare le coppe. Di non avere coppe e quindi avere una stagione in cui poter tranquilla. Pensare soltanto all'incontro fuori in campionato perché questo è stato il campionato della Lazio lo scorso anno, come lo era stato l'anno prima per la Roma. Al contrario, quest'anno quantomeno l'impegno Coppa, di Europa League ce l'avrà con quello che comporta, anche se però sappiamo che giocare il giovedì consente quasi sempre di avere poi lo slittamento al lunedì, al martedì. Sembrava un problema fino a un paio d'anni fa, adesso è stato risolto. Ho capito, però comunque hai un impegno infrasettimanale che l'anno scorso non avevi. La pantomima del derby senza tornare indietro, ma soprattutto mi dirai come la giochi l'Europa League e soprattutto entrambi hanno detto che è competitiva e la squadra vuole ripetere la stagione dello scorso anno. Per quello dico che rischi di pagare il fatto di non fare. Perdonami Mauro, se tu parli che l'obiettivo è il terzo posto, io ti dico che non è questo, perché non è una rosa adatta, ma non può arrivare a terzo competitiva per arrivare terza. Se poi mi dici io voglio arrivare sesta e voglio arrivare nei quarti della Liga, io ti dico va bene. Io però non capisco una cosa, Lazio l'anno scorso secondo me giocava il calcio più bello d'Italia, no? Esatto. È una squadra collaudata perché ha cambiato poco, non è che ha fatto una rivoluzione. La stessa squadra. Quindi come mai questa squadra è involuta? Perché io non la vedo giocare come giocavo lo scorso anno. Allora qual è il problema? Ancora presto, forse, come diceva. No, ma ecco, Spinozzi, per me il problema principale è lui, che è un giocatore che già dalla fine della scorsa stagione, da quando gli hanno preso le misure. Quello che avevamo visto, diciamo che però lui ieri non ha associato una parte. Perdonami, lui è un giocatore che entra in condizione tardi, ricordiamoci l'anno scorso lui si è svegliato a novembre. Da novembre a marzo è stato il giocatore più. Però poi da marzo poi ha più toccato palla. Però poi da marzo in poi si chiama Close, che ancora non ha giocato. 4 mesi. Grande sì, però lo sai cosa c'è, Luciano? Io sono un fan di Close, che però se tu punti tutto su un giocatore che è l'ultimo anno d'attività, c'è cioè qualcosa che non va. Close, siamo come Totti ormai, lo stesso, ogni anno che passa. Allora, non può essere la chiediamo, no, ma certo. Inoltriamoci proprio sul calcio mercato, perché è il momento di cominciare ad analizzare anche quelli che sono i movimenti, e sono quasi gli ultimi movimenti di questa estate di calcio mercato appunto. Ilenia, se c'è una mail... Ce ne sono due, tre, vediamone qualcuna. Ci scrive Saverio. Dopo 90 minuti ho sentito subito sentenze sulla stagione della Roma e sinceramente mi sembra un po' esagerato. Non trovate sia normale che ad oggi le gambe siano un po' imballate? Ci vuole tempo per trovare i meccanismi in attacco dopo gli innesti. Voi che ne pensate? Siete d'accordo con il nostro amico a casa? Sì, siete d'accordo? Lega molto col discorso che diceva anche Liguori, le gambe imballate... Con quello che dice Spinosi è troppo presto. Cioè già non è questione di gambe imballate, perché uno viene da una stagione come quella dello scorso anno, che insomma abbiamo visto un tipo di calcio che si sta perpetuando anche a inizio stagione. Sì. Si pensava che con l'arrivo di Dzeko, che finalmente è arrivato un centravanti, che Gazzia diceva che preferiva tre giocatori da 10 reti invece di uno da 30, adesso quest'anno è arrivato un centravanti vero, ma il centravanti vero, che tra l'altro gioca molto bene con i piedi, è tecnicamente forte,
partecipa al gioco della squadra, bisogna metterlo in condizione di giocare. Esatto. Perché non si gioca con le figurine. Cioè, Garcia a Verona, noi parliamo di Pioli, quello che ha fatto Garcia a Verona, credo che. Cioè, non lo so. Allora, vi anticipo intanto che Totti ha tenuto in panchina per 90 minuti, ha fatto entrare Barbo. Cioè, quelle sono partite, ripeto, spartiacque, perché dice la prima giornata. No, non è la prima giornata. Quelle sono partite che torniamo a Luciano, a Juventus, quelle sono partite che si vincono. Tu, dal momento che le pareggi, c'hai quel quarto d'ora che hai le partite in mano, le vinci. E la Roma non le porta mai a casa. Allora, vi anticipo che scusa, Mauro. Che sia partita meglio. Vabbè, lascia stare, sto parlando della Roma. Ascolta, Mauro, vi anticipo, prima di continuare il discorso, che tra una mezz'ora circa, forse anche prima, avremo una video intervista esclusiva di un campione degli anni 70 che Liborio Liguori, Spinosi, Giorgio Martino conoscono molto bene, molto da vicino, e che anticiperà un po' quello che stiamo già dicendo, quindi il calciomercato, la Roma attuale, Garcia, il discorso Totti e Roma-Juventus che verrà. Questo lo dico per chi ci sta seguendo da casa. Allora, tornando al nostro discorso, Claudio, per quanto riguarda la Roma, questa è una Roma più forte di quella dell'altro anno, ricordiamo, abbiamo preso Iago Falche dal Genoa 7 milioni, Szczęsny, abbiamo risolto il problema tra i pali? Probabilmente sì, o no, questo ve lo chiedo anche a Giorgio Martino. Abbiamo preso Salah, sempre in prestito, abbiamo preso Dzeko, insomma, Gerson da gennaio, Rudinger, guarda, l'ultimo Pino, acquisto. Il discorso è lungo, perché il discorso sì. È molto lungo. Adesso io per acquisti e cessioni intendo anche prestiti. La società ha operato, ha ceduto molto, naturalmente, con le cessioni di Bertolacci, di Romagnoli, hanno giovani che sono andati via, hanno investito dei soldi, prestiti, tantissimi prestiti, sono arrivati dei giocatori per me, alcuni non... che non servivano assolutamente, sì. Per me le priorità non sono state completamente messe a posto, cioè noi giochiamo una coppia di centrali che uno è reduce da un anno di intervento al cervello e ancora per me non è un giocatore affidabile, l'altro è Manolas, dietro c'è il vuoto, è stato preso un giocatore che adesso è indisponibile per un altro mese, quindi non è pronto, quindi questa è la situazione della Roma, terzino destro, si adatta a Florenzi che per me ormai è da pallone d'oro perché gioca in tutte le posizioni, segna, si impegna, quindi e c'è Maicon. A sinistra finalmente è arrivato un terzino, adesso lo vedremo, l'ha voluto Garcia, vedremo. Secondo me c'è una grave lacuna. Rappresentato Romani. C'è un sovraffollamento, davanti ci sono 7 giocatori, 8 giocatori, quindi adesso dovranno essere ceduti, ma non so a chi, con che formula, perché i Turbe è stato un investimento che a Roma ha pagato 30 milioni di euro, quindi non so. 23. Quindi no, con le commissioni, va bene. Quindi, Claudio, poi c'è, secondo me non è stato approfondito un tema che noi abbiamo approfondito tanto l'anno scorso, che la Roma manca un centrocampista. Tra l'altro manca il centrocampista perché Strootman, per me, ti ripeto, io già lo dicevo lo scorso anno, Strootman ha problemi, gravissimi, quindi io mi auguro. Quindi un altro centrocampista soprattutto bisognerà, non solo starà fermo a lungo, ma bisognerà vedere quando tornerà e come tornerà. Non lo considerare. Tante volte, però, infatti io penso che in realtà in questi 4 giorni la Roma si muoverà anche su questo fronte. Io mi aspetto che io so che si è mossa per Alfredson, ma il Verona ha detto no. Magari, infatti, io domenica vedevo Alfredson e lo pagavamo a De Rossi, no? Quello prendeva 6 milioni di euro, capito? Alfredo quanto prende? 400.000 euro. Che prenda, no, ma vabbè, voglio dire, perché il nome non fa una squadra, capisci? Beh, è il rendimento che fa una squadra. Sì, stiamo attenti a non dirle troppo. No. Il calcio è bello anche per no, ma io dico quello. Magari tra un mese. Sì, ma infatti poi vedremo. Però Luciano, perdonami, dopo lo sai cos'è? Rischi di fare come lo scorso anno, che i primi 3 mesi giocano sempre gli stessi e poi a dicembre hanno finito le energie. No, ma aspetta, lì giocavano sempre gli stessi perché ci abbiamo avuto una falcidie di fortuna nei primi 2 o 3 mesi. Ti ricordo che però nei 4, cioè sono. Ma non è che giocano sempre gli stessi, poi il problema è tattico perché Garcia insiste con questa. Io gli ho fatto la domanda dopo Roma-Siviglia, dice no, giocheremo con tutti i moduli. La Roma quest'anno può fare tutto, può fare 4-2-3-1, può fare 4-4-2, meno che 4-3 per me. 4-3 non lo puoi fare. E si farà solo. E lui continua con questo 4-3 con Pjanic a centrocampo. Io non so se perseverare in questo errore si va avanti così, poi i risultati sono questi. Giorgio, tra occhio di falco, tra rosa ridotta a 25 giocatori, chi è la più forte quest'anno al momento? Perché si è rinforzato? Vedi, tu hai citato la rosa dei 25 giocatori, certo. Invece anche dai miei giovani e simpatici colleghi, non quelli che stanno qui, ma quelli che scrivono e che parlano, non è stata presa in considerazione. Oggi la Roma ha 23 giocatori, non 25. Esatto. Cioè, io valuto il mercato della Roma fino a qui deficitario e totalmente sbagliato, non perché voglio discutere Dzeko o magari Salah, sono acquisti sicuramente importanti,
ma è stato sbagliato proprio l'impostazione del dare e avere acquisti e cessioni. Cioè, quindi Olebas, non voglio, non mi devi dire il nome del giocatore, perché tu puoi vendere Olebas, puoi vendere chi che sia. Però tu dovevi sapere che quest'anno era obbligatorio avere una rosa di 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, ma addirittura ancora quest'anno c'è la deroga che possono essere semplicemente italiani, cioè neanche necessariamente romani. E allora hai venduto Bertolacci e Romagnoli, e hai fatto bene, perché hai preso 50 milioni quasi. Però dovevi ricordarti che Bertolacci e Romagnoli erano vivaio, certo. Quindi dovevi sostituirli non con Gionber o Palmieri. Italiano, cioè, noi tra poco giocheremo con plusvalenza al centro della difesa. C'era Aquilani a parametro che fra l'altro gioca proprio in quel centrocampo di cui voi avete detto che il centrocampo, e avete ragione, che il centrocampo avrebbe bisogno. E c'era Aquilani. Soprattutto perché sarebbe rientrato in quel parametro oggi la Roma ce n'ha 23 di giocatori. Sì, ma Aquilani e Giorgio non ha importanza. Però sono 23 giocatori di quelli. Però Aquilani, Giorgio, non è giocatore che serve a Roma, tecnicamente. Io l'ho capito, però fammelo finire il discorso, perché sennò poi restiamo a giocare con le parole. Curci, perché veniva dal vivaio solo per Curci, esattamente, cioè, ma perché doveva fare un certo numero, certo. E di conseguenza oggi tu ti trovi già con 23, e sento dire da quello che scrivete che Ljajić è un candidato ad essere ceduto. Ljajić non può essere ceduto, o meglio, può essere ceduto solo se prendi un altro italiano, cioè tipo il Ranocchia della situazione, perché se tu vendi Ljajić e prendi uno spagnolo, un tedesco, un lussemburghese o chi che sia, vai ancora più a ridurti, sei uno di meno. E questa cosa è stata totalmente non ignorata, presa in considerazione, certo. Non solo da Sabatini, ecco, che è colpevole, ma anche da chi scrive, che non ha sottolineato. Qui è bastato ogni volta colpo della Roma, tutti i colpi, ogni operazione è sempre un colpo, ma quale colpo? Ma guarda bene. E per chiudere con Sabatini, lo scorso anno io qui dissi la storia dei 40 giorni a Norcia senza pallone, con cui lui ironicamente aveva voluto controbattere, che gli diceva che la preparazione era stata un po' lacunosa. E infatti la Roma poi alla fine ha avuto 25-26 infortunati. Hanno cambiato tutto lo staff. E infatti hanno cambiato. La colpa è sempre dei giocatori. Il ritiro dura ancora meno. Okay. Quest'anno l'altra frase storica è il timing, in cui lui si è autoaccusato pubblicamente e ironicamente di aver sbagliato il timing di gennaio, quando ci fu appunto l'acquisto di Dumbia e così via, e quest'anno il timing è ancora sbagliatissimo, perché siamo arrivati alla prima giornata di campionato, esatto. In cui la Roma ha schierato una difesa in cui i quattro difensori, uno solo era al posto suo, che era Manolas. Florenzi non è un terzino. Castan, con tutto l'amore e l'affetto, io sono d'accordo che grazie a Castan, come diceva prima con Mauro, Benatia e Marquinhos sono stati valorizzati, però Castan ancora è in condizioni precarie. A sinistra ha giocato una riserva che gioca a destra, cioè Torosidis è riserva di destra e diventa titolare di sinistra. Ma questo che dici del gioco? Allora il timing, ma che timing c'ha? Il timing, anche perché i punti di Verona poi valgono come quelli che tu farai, capisci? Quindi è una programmazione scellerata. Attenzione, attenzione. E poi la stessa situazione ce l'hai per la seconda giornata, certo, che è contro la Juventus. Esatto. Sì. È vero che c'hai un Digne in più, però Digne anche qui, il timing, Digne sono
50 giorni che deve essere, ce l'ha in mano, ce l'ha in mano, si avvicina. Ma anche Salah, il discorso che fa di più, e là c'è un quadrato in più, che no, certo. Ma il discorso che fa di più è talmente giù che anche Salah, che io sono contento, sì. Ma non era la priorità della Roma, no, Salah, quando tu c'hai sei ali, prendi Salah, capito? Okay. Cioè, sette esterni perché Florenzi io lo considero un esterno. Allora, facciamo, sì, cioè, lo considero questo un esterno. Volevo intervenire Riccardo, prima però volevo far intervenire per quanto vogliamo chiedere a chi ha contribuito a mandare Totti in Serie A in quel periodo, no? A Luciano Spinosi. No, è così, Luciano. Vabbè, tornando al discorso del vivaio, c'ha ragione Giorgio, chiunque no? L'avrebbe mandato in nazionale. In quel momento c'eri tu. Vabbè, sono stato fortunato. È stato, quello era il momento in cui c'eri tu, la guida dei giovani, ti è stato chiesto di fare andare un certo, no? Francesco Totti in prima squadra. Che non è male. Allora, fa la strada quel ragazzo. Allora, tornando al discorso del vivaio, di questa, sei completamente d'accordo, lo chiedo anche a Liborio Ligori, che era quello dove ho sempre detto, se non fanno giocare i giovani qui l'Italia va proprio male. Perché qui in Italia vengono soltanto, non i grandi giocatori, vengono i scarti delle altre squadre. Perché se voi andate a vedere i grandi giocatori stranieri, gli ultimi anni ce ne sono veramente pochi. Voi provenivate dal vivaio, no, Liborio, che era tutto un altro calcio, questo è vero, forse. Io lo dico sempre, il calcio è più bello del calcio italiano. Erano non solo italiani, ma anche romani, cioè nell'ambito... Insomma, voglio dire. Oggi gli acquisti fatti per la primavera, gli ultimi sono Omic, Rares, uno spagnolo, un argentino, un cecoslovacco, un bielorusso. È sbagliato questo qui, è sbagliato, perché il vivaio di Roma ha dimostrato nel corso degli ultimi 80 anni, da Amadei in poi, di avere dei giocatori... Come la cantera fino a 2-3 anni fa, dai, di avere un grosso potere. Adesso anche da lì i gioiellini sono in fuga, anche da Barcellona. Ragazzi, però se tu devi lucrare anche comprando il quindicenne argentino che ti viene qui, lo giri, e poi fai la plusvalenza o fai no ragazzi. Allora, sta di fatto che tu hai preso l'anno scorso, ricordiamo, no? Perché poi qui parliamo di giovani presi anche da altri campionati. Hai preso Paredes che oggi dopo un anno dai in prestito all'Empoli per possa farlo giocare. Sanabria l'hai scritto in Spagna, Uchan non sappiamo ancora dove verrà parcheggiato, se verrà parcheggiato da qualche parte, anche perché fra un anno, visto che il prestito era biennale, 11. Fra un anno dovrei comunque decidere se riscattarlo o meno a quelle cifre alte, 11 milioni, 4 milioni di prestito, e qui ancora non sai che giocatore è, perché l'hai visto praticamente non lo fanno giocare, non lo fa giocare, e allora sta politica dei giovani, allora, presi più che, acquistati più che anche il timing, Sabatini dovrebbe stabilire una sinergia con l'allenatore, non il timing. Deve stabilire, io ti compro Paredes, l'hai visto? Sai di che si tratta? Che dici? È buono? Lo possiamo prendere? No, che mi prendi Paredes o chi per i secondo me tu fai l'esempio, ma la formazione adesso vedremo a Garcia a Verona, no? L'impiego di Gervinho, secondo te che significa? Adesso vedremo il prossimo. Proposito di sinergia. E quindi noi andiamo avanti con questa querella tra Sabatini e Garcia. Lui gioca, fa giocare Gervinho. Quindi allora, c'è un'unità di intenti. Cioè, no, non c'è sinergia. Riccardo, che volevi aggiungere? No, è evidente che la trasferta di Verona non ha confortato i tifosi. Secondo me servono tre cose alla Roma in questo momento. Diceva lui 23 giocatori, ne servono ancora due, per me un centrale assolutamente, almeno un centrocampista, per completare i 25. Anche perché c'è Strootman, assolutamente, poi tra l'altro, che non assolutamente. E la terza cosa, secondo me la più importante... È vero che puoi sempre far giocare Florenzi al centrocampo, sì, però... Certo, però un centrocampista più fa molto bene, specialmente visto quello che abbiamo osservato a Verona, visto che il centrocampo era molto statico e imballato. La terza cosa è stridiare Garcia. Nel caso debba continuare con alcune idee assurde come Gervinho per 90 minuti, nel caso continui anche con questo tipo di gioco, certo. Perché la Roma ha presentato a Verona lo stesso gioco statico che ha presentato per la maggior parte della scorsa stagione. Tu hai rivisto la squadra dello scorso anno, palla Gervinho, pensaci te. Questo è allora una mail da parte dei nostri amici in visione. Intanto io ringrazio Sepp Attiva Foto con Salvatore Fornelli e Fabio Alfano per le splendide foto che poi stiamo vedendo in insomma impressione. Grazie, Ilenia. Mancano pochi giorni alla fine del mercato.
quali giocatori servono secondo voi alla Roma per completare la rosa e come giudicate, ne stavamo giusto parlando prima, ecco, l'eventuale partenza di Turbe? Male. Allora, chi vuole intervenire su... Detto adesso lui, male. Io sono detto tutti, totalmente contrario alla partenza di Turbe, specie in virtù di quello che hai speso per prenderlo. Mm-hmm. A quel punto non lasci andare via così un giocatore importante sul quale hai voluto puntare, nonostante la stagione così lo presta perché possa giocare, perché deve andare presto a giocare, ritiene che oggi possa essere chiuso, oggi rischia di non giocare, quindi di deprezzarsi ulteriormente, ma mandarlo fuori significa consentirgli di giocare probabilmente recuperare anche quel valore che aveva. Lo riprendiamo subito il discorso, ci chiamano la pubblicità dalla regia. Antonio, rimani in attesa. Tieni, vuoi dire qualcosa su Turbe? Sì. Dillo adesso. Volevo dire che sai, Turbe è stato sopravvalutato proprio da un prestito. Il prestito a Verona gli ha permesso di arrivare da 15 a 28, 27, 23, quanti sono. Se riescono a piazzarlo in prestito in una squadra dove gioca, sicuramente c'è qualche replica qui in studio, ce la teniamo in caldo. Oggi si è svalutato. Aspetta, Mauro, rientriamo subito. Continuiamo a parlare di Turbe un attimo, di quello che è il calciomercato, anche dando un'occhiata alla Juventus, all'Inter, al Milan, al Napoli, alla Fiorentina, eccetera. Ritorniamo subito. Eccoci qua, siamo rientrati, perfetto. Allora si continuava a dibattere per quanto riguarda i Turbe, no? Immagino. Invece parliamo un po' di quello parliamo che di Turbe, parliamo di Turbe. Perché e anche certamente è l'acquisto più importante dell'anno scorso. Sì. E anche abbastanza oneroso, ora indipendentemente dal fatto. Come no? Suppongo che poi sia costato intorno ai 23, 24 che deriva dai Turbe, cioè secondo me ha pesato nella decisione di Conte di abbandonare la Juventus, che non gli aveva preso i Turbe, esatto, appunto, mentre quest'anno ad Allegri hanno preso Dybala. La situazione è abbastanza analoga, proprio come scelta di un giovane emergente, che ha fatto bene in una squadra, il migliore dello scorso anno era stato come novità i Turbe, il migliore di quest'anno come novità è stato Dybala sicuramente, certo. Anche se poi magari forse Vasquez è molto importante e quindi forse Dybala senza Vasquez, forse Dybala senza Vasquez potrebbe anche valere di meno, non lo so, potrebbe essere in difficoltà. Però i Turbe in questo momento si sente la necessità di dover ancora dimostrare quello che è stata la considerazione anche economica che si è avuta su di lui. Quindi al momento, pensando, vedendo, intuendo che non è la prima scelta per l'allenatore della Roma, io credo che per salvare il patrimonio di investimento fatto, considerando che un giocatore è estremamente giovane ancora, certo, sarebbe opportuno farlo giocare, che sia il Genova o che sia il Watford, come si diceva oggi, che è la squadra di Pozzo, quindi ma anche la c'è un qualche cosa. Una pista ma gradita, quello che sia lì, ma nella Fiorentina io immagino che ci siano spazi minori, perché la Fiorentina già c'ha Bernardeschi da valorizzare, c'ha Rossi, Pepito Rossi da recuperare, c'ha Kalinic che adesso ha fatto vedere, quindi ci sono meno spazi. Allora c'è l'Europa League, soprattutto la Fiorentina è una squadra abbastanza sfortunata, se deve andare lì e stare ugualmente a giocare mezz'ora sì mezz'ora no, allora tanto vale che sta a Roma. Allora, io dico che debba andare a giocare in un Genoa in cui sarebbe titolare che era nel Verona e soprattutto se proprio devi vendere uno è meglio vendere o cedere, non vendere, cedere uno è meglio cedere i Turbe che è straniero che l'Aic che è invece di formazione italiana. Io non voglio dimenticare questa storia, che la Roma è già sotto, è a 23 e per arrivare a 25 ci vogliono due italiani, non due qualsiasi, se no non giocano. Allora, volevo ampliare un po' il discorso. Stanno fuori e attenzione che se non fossero poi messi, quelli che non saranno messi nella lista dei 25, stanno lì, altro che i musoniti, ma come veramente, diciamo pure contrariati, per usare un'espressione Chi è? Vuole aggiungere qualcosa? No, io volevo rispondere prima
Liborio parlava di grandi campioni, forse quest'anno solamente Bacca e Miranda che sono andati a Milan e Inter sono i giocatori di alto livello sulla cresta della carriera. Adesso vediamo qualche nome. Hai fatto bene a dirlo. Scusate, sì, anche se Bacca non è che abbia impressionato infatti, almeno nella prima partita. Però questa il nome e le qualità ce l'ha, quello è fuori discussione. Siamo ancora all'inizio campionato. Facciamo così. Secondo voi, dico qualche nome. Allora, Mario Suarez da Atletico Madrid, 15 milioni e stiamo parlando della Fiorentina. Kondogbia del Monaco, 38 milioni, stiamo parlando dell'Inter, come Jovetic. Stiamo parlando di Dybala per quanto riguarda la Juventus, insieme a Mandzukic, Alex Sandro e Quadrato. Per la Lazio te lo chiedo a te, chi è quello più il nome più eclatante? Non è una battuta, vada avanti. Per il Milan, Bacca, Romagnoli e Luis Adriano, 8 milioni. Per il Napoli, Reina, il portiere, Kirikes e... Siamo messi male pure lì. E stiamo lì, perché poi della Roma ne abbiamo già parlato. Qual è la squadra... Napoli è addirittura perdendo a Sassuolo. Qual è la squadra che si è rinforzata di più? Chiedo... sono stati acquisti da... Guarda, intervengo io dicendo che Milan e Inter hanno fatto un mercato di alta qualità. Dopo due stagioni fallimentari sono dovute tornare necessariamente sul mercato e hanno fatto un po' razzia in alcuni casi comprando anche ad occhi chiusi, perché con Dogbia a 38 milioni me lo deve spiegare l'Inter, come poi il Milan mi deve spiegare 50 milioni per Bertolacci e Romagnoli. Un giro di valzer, vediamo che secondo voi chi è si è rinforzato di più. Come... Ma partiamo da Riccardo stavolta. Io vedo molto bene l'Inter quest'anno, non tanto per il mercato che ha fatto, ma per l'impronta che Mancini ha dato già un po' dall'anno scorso e che può ribadire quest'anno. L'avete nominato prima Bacca, secondo me sarà il giocatore di rivelazione di quest'anno. Lo vedo molto bene, lo dicevate prima, è sulla cresta dell'onda, è un bel giocatore, però il Milan secondo me faticherà a fare ancora gruppo quest'anno. La mano di Mihajlovic si vedrà molto bene l'anno prossimo. Luciano Spinosi. Non abbiamo parlato per niente stasera della Juventus. Ecco, appunto, per questo ci stiamo arrivando, però li ho menzionati gli acquisti della Juventus, se poi te li ripeto, Dybala 32 più 8, 32 milioni più 8, Mandzukic, che dira pure ha acquistato, Alessandro Quadrato, Zaza, Pereira dall'Udinese, Neto dalla Fiorentina. Insomma, però aspetta, Giuseppe, secondo me, sicuramente, però. Secondo me... Tu stai parlando di acquisti, però sembra che dimentichiamo le tre cessioni, perché il discorso sulla Juve parte intanto dalle tre cessioni. Chi si è rinforzato e qual è la squadra da posso parte? Fare una, posso fare una battuta? Parliamo solo di acquisti. Posso fare una battuta sulla Juventus, che secondo me Claudio apprezzerà. Ma la Juventus ha preso Rongone? Capito? Ma tu hai perso tre giocatori fondamentali. Stiamo parlando ovviamente di Vidal, di Pirlo, almeno nello spogliatoio, mi viene a dire. Ma a livello di personalità, sei anche ringiovanita, però insomma, certo. A Giorgio Martino, questa Juventus è sempre uno scotto che paghi, però quello al di là di quello che ha dimostrato nella prima giornata, conta poco e nulla la sconfitta. No, conta poco e nulla, non sono d'accordo, ha tirato 20 volte in porta con Tevez, quella vinci quella partita, capisci? Come conta poco e nulla? Ma io credo che mentre l'anno scorso la Juventus era più o meno la stessa squadra con il cambio dell'allenatore, quest'anno è lo stesso allenatore con il cambio della squadra. Perché è chiaro che una squadra che vede andare via giocatori di grandissima personalità, oltre che di contributo tecnico in campo come Pirlo, Tevez e come Vidal, è diversa, è necessariamente diversa. Stabilire se poi sarà diversa perché più forte o diversa perché più debole, lì veramente, come dice Luciano, sarà il campo a dimostrarlo. Però è certamente molto diversa, quindi quest'anno noi lo dobbiamo vedere bene il lavoro di Allegri. Allegri l'anno scorso, a parte che è subentrato in corsa, cioè il giorno in cui è cominciato il ritiro, Conte ha detto me ne vado, e quindi è entrato lì e soprattutto i primi mesi ha lasciato intatto, non ha toccato niente. Solo successivamente ha modificato un po' lo schieramento, passando dalla difesa 3 a quella 4, però anche perché nel frattempo recuperavano i giocatori fra Bonucci, Barzagli, Chiellini, quindi c'era la possibilità di avere un dispositivo, un organico più ampio e più completo. Quest'anno invece adesso è lui che deve fare, è lui il manovratore, là dove l'anno scorso non ha dovuto, né potuto, né voluto manovrare perché è subentrato in estate. Quest'anno non solo tocca a lui, ma tocca a lui con una squadra che non ha più
tre elementi di grande personalità che comunque non ci sono e che non sono sostituibili uno con esatto, un altro come il gioco delle figurine. Devi inventarti qualcosa anche dal punto di vista tattico. La partita di domenica sarà importantissima, a parte che secondo me arriviamo, per il discorso della Juventus. Secondo me la Juventus ha avuto paura di fare la fine dell'Inter del triplete, cioè di lasciare tutta la squadra inalterata, non vendendo i pilastri e poi cedendo dopo, e ha voluto ringiovanirsi subito. Sì, ma secondo me è arrivato all'apice. Ma la Juve ha venduto Vidal, lo sappiamo in quale motivo, cioè, allora, anche extracalcisti. Sì, allora, volevo continuare a sapere che seria. A questo punto non è così facile ripetersi. No, però io penso che una volta arrivata all'apice, come lo scorso anno la Juventus, che si è giocata la finale dei Champions giocandosela. Sai comunque che devi ripartire. Ha allora, vinto su altre il quarto basi scudetto, ha vinto la Coppa Italia. Io penso che fare meglio era molto difficile. Sai, cioè, quando il Milan svecchiò e contemporaneamente aveva venduto Ibrahimovic e Thiago Silva, che erano invece, però svecchiò con Nesta e Seedorf insieme a quelli lì. Ragazzi, dopodché il Milan non si è più ripreso. Cioè, andati via 4-5 giocatori di grande personalità e seppur con una certa tecnico, età, certo. Poi pure 40 punti, hai comprato. Ci vinse la Coppa dei Campioni con i vecchietti, ti ricordi? No, Giorgio? Dopodiché, appunto, Ibrahimovic aveva il mal di pancia e volava via. Comunque, Thiago Silva ebbe una valutazione stratosferica e andò via. Nesta aveva chiuso il suo ciclo quantomeno in Italia, cioè, e così via gli altri. E questo, allora, questo è quello che dire, perché, allora, una cosa sola. Sì, come no. Khedira arriva praticamente come sostituto di Pirlo, se andiamo a guardare. Al di là del fatto che in questo momento neanche c'è, perché poi è infortunato, quindi starà fuori anche per un certo periodo di tempo. Mandzukic mi sembra il sostituto di Llorente, insomma, io ci aggiungerei anche Llorente, che se n'è andato oltre esatto. I tre ho capito stasera abbiamo sentito Marotta abbiamo sentito Marotta dire che si andrà al Siviglia, ma come dire, Llorente non sposta nulla, l'avrebbe spostato né rimanendo la Juve. E invece ha fatto una cosa forse anche un po' cattiva, perché ha vinto due campionati, no? Sì, ma gli hanno ricordato che c'è Llorente di là, e lui ha detto vabbè, ma non è determinante, non lo sarebbe stato con noi, non lo è col Siviglia. Cosa forse anche un tantino cattiva. Comunque, allora, scusa un secondo Claudio, ti volevo chiedere, appunto, secondo te qual è la squadra che si rinforza di più? Però prima volevo fare un saluto insieme a te, se mi permetti, a due amici, a Dalila e Marco del Supper Club Casa Maestoso di Ponte Emilio, no? Esatto. Confermi? Confermo. Allora accendiamo, va benissimo, li salutiamo. A presto. Tanti saluti. Grazie Liborio. Chi si è rinforzata di più rispetto a tutte le, diciamo, le grandi sorelle del campionato? Ma io penso l'Inter più di tutti si è rinforzata. Che la Juventus per una maniera o nell'altra la ha preso, Juventus, ma secondo me, ecco, infatti giustamente bisogna valutare sia gli acquisti che le cessioni, nel caso della Juve in particolare. E secondo me ha fatto delle cessioni un po' troppo azzardate, perché devono essere, forse secondo il mio punto di vista, più graduali, perché sostituire tre personaggi però Tevez l'aveva detto da tempo, che sarebbe andato via e voleva andare via. Pirlo era arrivato praticamente al termine della carriera, se la Juve voleva ti teneva un altro anno Beh, io credo che però ci fosse un accordo da tempo. Tevez non l'ha deciso lui, Tevez l'aveva già comunicato a suo tempo. Tu conosci Luciano Spinosi, tu conosci molto bene l'ambiente Roma, conosci anche molto bene l'ambiente di Torino sponda bianconera, ci hai vinto tanto. Secondo te la politica che ha fatto la Juventus su questo cedere e acquistare ci ha guadagnato? Te conosci l'ambiente, conoscendo che mirano sempre e lo stanno insegnando, no? Con le loro vittorie, con la loro linea, diciamo, di conduzione per quanto riguarda la Juve, ha fatto sempre bene. A volte crudele, no? Per come magari ha trattato Del Piero, se vogliamo fare un po' un discorso anche affettivo, no? Però efficace per quanto riguarda il discorso. Pensiamo alla cessione di Zidane. Parlando allora, Luciano, la Juve, sempre ogni anno cerca di fare la squadra buona. Tu pensi che rimanga la squadra a battere, che si sia annullato il gap tra Roma e Juventus, o c'è ancora quel qualcosa in più che la Juventus può dimostrare? Ancora un po' di Juventus, con la Roma subito dietro. Quindi tutti mirati, al di là di Tevez che è voluto andare via per forza, ad ogni costo, è stata una decisione personalissima, però
Per il resto tu pensi che abbia mirato a svecchiare e a inserire? Certo. Che cosa vuol dire questo? Che avrà il suo anno di transizione? Oppure già anche, da subito potrà... Anche ai miei tempi, mandavano via mi ricordo la Juventus, Juventus che comprò Capello, Spinosi e Landini. Ci rifilò del Sol che era 36 anni, C'avevano 50 anni. Zigoni, Bobbo Vieri. Stando lì sono... Bobbo Vieri, Tardelli veniva dal Como, Scirea dall'Atalanta. Allora, dato che mi state stuzzicando sul Lamarcord, sul calcio anni 70 e via dicendo, ti lascio subito le bombe di mercato da parte due ufficialità. Però voi vi ricordate Pierino Prati, no? Bene, sì. Allora Pierino Prati è capitato a Roma due giorni fa. È stato ospite del club Lanciani e a proposito dopo salutiamo sia il proprietario che sia chi ha organizzato. Non partecipo perché dopo non lo sa, però va bene, allora, salutiamoli subito. Allora intanto un grazie a Pierino Prati e a Cristiano, al figlio, che erano presenti, ad Angelo Desidera che è il proprietario del club Lanciani e a chi ha organizzato l'evento, quindi Alessandro Conforti, un abbraccio grande. Siamo stati benissimo, ci ha concesso proprio assaltato, perché c'erano tantissimi affezionati di quegli anni, quindi stiamo parlando di colui, no, che ci ha dato un po' di ossigeno per quanto riguarda il club giallorosso subito dopo la vittoria dello scudetto della Lazio. 15 reti, quindi stiamo parlando del campionato 74-75, quel clamoroso e importantissimo terzo posto. Te pare poco, aggiunge giustamente Giorgio Martino. Gli abbiamo chiesto, allora abbiamo mandato un'intervista in esclusiva per quanto riguarda Goldeata, assolutamente in esclusiva, e gli abbiamo chiesto un po' di cose, gli abbiamo chiesto che cosa pensa, gli abbiamo fatto un po' fare le carte alla stagione 2015-2016. Vogliamo ascoltarlo insieme? Sono 7 minuti, però vi devo avvertire, tirate fuori i fazzoletti perché è anche abbastanza commovente, io ve lo dico, poi dopo fate come volete. Allora prego la regia di mandare l'intervista di Alessandro, e noi stiamo qui, rimaniamo qui in studio e ce la gustiamo, la guardiamo insieme a voi. Andiamo via. Devo dirti che mi sento emozionato molto, perché mi fa ritornare indietro di tanti anni e aver qui davanti persone che mi hanno seguito quando ero calciatore, quando giocavamo per la Roma. Io credo che sia riuscito a dare qualche felicità anche a loro, e quella è una cosa molto importante. Ma questo è un legame che dura da tantissimi anni, da sempre in pratica, perché Alessandro è stato forse il primo che è partito e ci siamo intercettati in qualche maniera e ci sentiamo sempre, e questa venuta a Roma l'avevo promessa da tanto tempo, troppo tempo, e ho pensato bene che in questo periodo con mio figlio, che aveva la possibilità di venire assieme, di sfruttare questa occasione. Vi ringrazio tantissimo di quello che avete fatto e che state facendo. Per me è una grande felicità che sono riuscito allora, e penso ancora adesso, a dare dell'allegria a dei tifosi della squadra. Forza Roma! Eh sì, c'è stato grande movimento in questo campionato. La Roma credo che sia la squadra veramente che si è esposta più di tutti nel cambio dei giocatori. Innanzitutto avendo acquistato un centravanti, che erano parecchi anni che un centravanti vero di quel tipo la Roma non l'aveva, e credo che sia stato un grosso errore. Per poi adesso vedi che quasi tutte le squadre sono andate a far sì che questo ruolo sia ritornato importante nella formazione. Adesso sta l'allenatore a riuscire a creare questo gruppo, di integrarlo, di far trovare un'amalgama di squadra, perché a Verona si è visto che ci sono sicuramente dei problemi che vanno risolti, perché è vero che è la prima partita, però è anche vero che non si può perdere tanto tempo, troppo tempo, per trovare la via migliore per poter far sì che questi giocatori scelti, mi sembra, dall'allenatore e dal mio vecchio amico di campo Sabatini, io credo che abbia sicuramente aumentato le probabilità di riuscire a arrivare fino in fondo. Domenica si giocherà
La seconda giornata di campionato è già un Roma-Juventus, un Roma-Juventus inedito per due motivi molto semplici. Primo, perché probabilmente è molto presto per una maxi sfida del genere. Secondo, perché non sono partite tutte e due col piede giusto. La Juventus ha perso in casa con l'Udinese e la Roma ha pareggiato a Verona in una gara un po' sottotono, no? A seconda delle aspettative iniziali. Sì, è stata una partita che andava che fosse disputata molto più avanti, cioè che quando le squadre avevano già raggiunto un fatto fisico molto, molto migliore di non che sia adesso. E beh, diventa già una partita importante, perché sicuramente se una delle due la perde cominceranno subito dalla seconda giornata le critiche e magari a mettere in discussione il materiale di giocatori che è stato acquistato. Dunque è una partita difficile per tutte e due. Però io credo che la Roma vista Verona è stata una bruttina Roma, cioè ha subito molto, ha creato pochissime occasioni, non le ha sfruttate, mentre la Juve in casa ha avuto dei problemi, perché fare i gol che facevano Tevez, facevano Vidal e Pirlo non si è visto, tanto è vero che un giocatore importante, Dybala, che non è stato neanche impiegato dall'inizio, come si vede anche la Juventus ha qualche problema da risolvere. Dunque due squadre non al massimo della condizione, però chi vince prende già uno slancio molto molto migliore dell'altra squadra. Ecco, una classifica finale è un gioco chiaramente, no? Chi è annullato intanto il gap tra la Juventus e la Roma, ti chiedo, e poi se c'è la possibilità di vedere alla fine della stagione, ecco, secondo le carte di Pierino Prati, una Roma da scudetto oppure un outsider, magari il ritorno delle milanesi? No, ma sicuramente è aumentato, perché gli acquisti sono quelli che poi riescono a assemblare per far sì che abbia un gioco di squadra vero. La Roma, ricordiamoci, due anni fa così aveva un gran gioco di squadra dove velocissimo, molto tecnico, che chiudeva le squadre nella metà campo. Dunque la Juventus parte con un vantaggio, nel senso che è vero che ha perso tre giocatori, però il nucleo è rimasto e dunque probabilmente ha meno difficoltà della Roma, perché la Roma deve far funzionare soprattutto una difesa che è tutta nuova e tutta da trovare, tutta da mettere in campo, che sappia i vari movimenti. Speriamo che ci metta poco tempo, perché veramente questa è una partita che è arrivata troppo in fretta, però che chi riesce a farlo positiva in proprio favore ha uno slancio in più per far sì che la squadra migliori sempre in fretta. Dopo soltanto una giornata è già stato messo sotto esame Garcia, probabilmente già dalla scorsa stagione. Come la vede Pierino Prati per quanto riguarda il tecnico giallorosso? Beh, io mi auguro che abbia le idee molto chiare. Intanto non mi è piaciuto che nella partita a Verona, 20 minuti dalla fine, quando è andato sotto, non abbia pensato che Totti può essere un giocatore che ti risolve qualche problema, e soprattutto insistendo, non mettendolo neanche poi sull'1-1, che capita una punizione, con Totti la puoi anche vincere. Ecco, lì mi sembra che deve avere le idee molto chiare. L'anno scorso qualche confusione è successo, e difatti ha avuto un rendimento, soprattutto a livello difensivo, molto brutto. Speriamo che quest'anno questa non avvenga, che riesca prestissimo a mettere assieme una fase difensiva per far sì che da centrocampo in avanti io credo che sia una delle squadre che deve lottare per lo scudetto. Ti chiedo un saluto agli amici di Goldeada e allo staff di Goldeada, tra cui Liborio Liguori, che conosci molto bene. Eh sì. Liguori, tanti saluti, e sono felice di essere ritornato in una casa che ho vissuto 4 anni e mezzo, però sono vissuti 4 anni e mezzo indimenticabili. Tanti auguri, speriamo di trovarci a qualche evento dove c'è anche Liguori. E noi ti aspettiamo presto a Goldeada, grazie. Liborio, senti dove. Mi sarà molto gentile, no, grazie. Perché poi, io, allora, veramente ringrazio ancora una volta di cuore Cristiano e Pierino Prati, ringrazio Angelo Desidera, proprietario del Club Lanciani, ringrazio in particolar modo Alessandro Conforti, grandissimo tifoso giallorosso, su Facebook
mette delle cose, delle foto incredibili, per quanto sa tutto su Pierino Prati, anche sulla Roma, ma tutto su Pierino Prati. Senza di te, Alessandro, questo incontro, questa intervista non si sarebbe potuta fare. Grazie davvero. Però ti volevo dire una cosa. Aspetta Giorgio, perché siamo andati a pranzo poi all'interno del club. No, aspetta, dove c'era? Aspetta, dove c'era tutta una un filmato di Roma Channel, sì, dove si vedevano anche le interviste proprio di Giorgio Martino dell'epoca. È stata una cosa bellissima per il piacere di tutti noi presenti, ed eravamo tanti, te lo posso assicurare. Tu poi qualche tempo fa, 3 anni fa, è intervenuto proprio qui il collegamento telefonico a Goldeada, a Pierino Prati, e tu ci desti anche qualche chicca, adesso non ricordo bene, no, ma c'è anche su YouTube la puntata. Da questa intervista si capisce che sa tutto ancora della Roma. L'analisi che ha fatto non solo della partita di Verona, puntualissima e precisa, ma poi anche di questa partita inserita nel contesto della stagione, dell'eventuale confronto con la Juventus, dimostra che sta seguendo il campionato con molto interesse. E mi sorprende come in un ambiente in cui ci sono tanti calciatori, ex calciatori che fanno gli opinionisti, Pierino quantomeno a livello nazionale. Ora io non so se magari in Lombardia lui segue i giovani del Milan, però interviene anche a qualche emittente privato. Ma però ecco, mi sembra la lucidità e l'analisi, la puntualità dell'analisi mi sembrano estremamente valide. Cioè lui sta mettendo, nel momento in cui dà un'opinione, quello stesso carisma, quella stessa bravura, quella stessa abilità che aveva da calciatore. Poi soprattutto non fa 0-0. Da calciatore è stato grande. Allora vi coinvolgo subito su questo. Aspetta, Luciano. Allora io volevo ricordare ai nostri amici in visione, perché abbiamo mandato 7 minuti di questa intervista, ma è un'intervista ben più ampia, che si aggira intorno ai 15 minuti, la potrete vedere già da adesso sul nostro sito ufficiale, quindi su goldeada.com. È già visibile, voi andate su goldeada.com, cliccate e vi vedete l'intervista, anche perché è coinvolgente, perché abbiamo proprio a nostra volta coinvolto tutti coloro che erano presenti, le persone che erano vicine a Pierino Prati l'altro giorno, e quindi è veramente da apprezzare l'intervista. Va bene. Allora, ecco, volevo coinvolgere invece Liborio Liguori e Luciano Spinosi. Tu non hai avuto il piacere di giocarci insieme, no, perché eri appena andato via e lui venne contro a Roma, però ci hai giocato contro. Contro sia a Roma che col Milan. Esatto. Era un ottimo giocatore. Col Milan ha vinto tutto praticamente, Pierino Prati, molto bravo. Sì, che poi stavo in difficoltà a marcarlo. Perché che giocatore era? Te lo chiedo da difensore, poi a te te lo chiedo da compagno di squadra. Era uno che difendeva molto bene la palla e quando aveva la possibilità di tirare in porta da tutte le parti del campo tirava. Allora, adesso arriviamo a Liguori e poi coinvolgo proprio Giorgio Martino, perché se lo ricorda è come, molto bene. Però da compagno di squadra, che giocatore era Pierino Prati? Beh, per noi era un grosso punto di riferimento, perché anche se è arrivato a fine carriera da noi, però ma non è così, vabbè, per carità, poi facciamo un attimo che ci ha dato una grossa spinta nella nostra squadra, quel terzo posto il 70% è merito suo, perché noi eravamo sempre molto fiduciosi nella sua forza realizzativa. Era molto molto concreto, molto concreto. Giorgio, c'erano i desisti lì, c'erano ovviamente desisti che tornava, desisti che tornava dopo 10 anni di Fiorentina. C'erano i Spadoni, c'era Rocca, c'era Piccinini, i Negrisolo. Volevo solo ripetere un aspetto, come le carriere una volta fossero più brevi comunque. Perché è vero, infatti, che di Pierino Prati si è soliti dire che arrivò a Roma a fine carriera. In realtà è arrivato a Roma che aveva 27 anni. Allora un giocatore di 29-30 anni lo si considerava onestamente, obiettivamente, fine carriera. Però lui venne via dal Milan e arrivò a Roma, lui era 46, quindi è arrivato a Roma nel 73, aveva 27 anni, ci è rimasto fino a 31. Sì, nel 77. E oggi un giocatore di quell'età
diremmo, no? È quasi nel pieno. Guarda, da 27 anni è nel pieno. Esatto. Comincia sulla punta del certo. Esatto. Questo per dire, no? Perché una volta effettivamente c'era... Ma specialmente gli attaccanti. Soprattutto gli attaccanti, quindi le carriere erano decisamente più brevi rispetto ad oggi. I difensori della nostra... Picchiavano un po'. Picchiavano molto di più. Certo. No, perché era elegantissimo. Ma c'era quel macellaio di... C'erano i burni, era anche difficile prenderlo, poi era grosso, era anche abbastanza, ma era forte anche della tua stessa altezza, più o meno, sì, poi, tra sì, ma era forte anche di destra Pier Prati, c'è un gran colpo di destra. Che ci racconti di Pierino Prati, Giorgio? Insomma, tu che l'hai, te lo sei goduto, no, a livello proprio di telecronista, di radiocronista, abbiamo sbiffato tutto. Concordo nel dire che, come diceva Liborio, che fu fondamentale la sua presenza quel primo anno, che coincise appunto con il terzo posto della Roma. Era poi non si partì molto bene, no? No, per 5-6 giornate. Però poi una volta inquadrata, ovviamente dal punto di vista tattico la squadra giocava in maniera non spettacolare, anzi cercava di essere estremamente pratica e concreta. Cioè, l'1-0 era il risultato ottimo, quasi il massimo. C'era che la si famosa ragnatela, ottenere, no? Perché c'era questa capacità di non prendere gol facendo appunto la ragnatela. No, Lidholm si inventò questa cosa. Era il Lidholm prima fase, perché esatto, poi no, Lidholm dello scudetto era quello successivo. Però era già un tecnico che aveva, che portava qualche cosa di nuovo, e che soprattutto era molto bravo a capire la qualità dei calciatori a sua disposizione, e non li adattava lui a sé, ma lui si adattava ai calciatori. Io c'ho uno come Prati, e allora devo fare in modo che tutto il gioco converga nel mettere Prati in condizione di segnare. Io c'ho uno come Claudio, coinvolgo proprio Claudio Fontanini. Mi perdoneranno Antonio Maria Pedoso e Riccardo Cotumaccio. Stiamo cercando di ricordare Pierino Prati proprio dal vivo. Noi siamo troppo bambini, io e Antos. No, beh, magari l'avrete visto, l'avrete visto le immagini, avrete avuto modo di apprezzarlo virtualmente. Assolutamente. Però, insomma, ecco, Claudio Fontanini è uno di quelli che scommetto è ancora legato. Grande mio idolo. Noi ricordi così forti non ne possiamo avere. Esattamente. Allora, Claudio, ricordo di Pierino Prati, di quel periodo là che secondo me... correggetemi se sbaglio, è stato il periodo più bello del calcio, della storia del calcio italiano, gli anni 70-80. Non mi piace fare mai questo. Va bene, allora, pensando allo sciopero domenica della curva sud Roma Juve, sì, è stato il più bel periodo del calcio. No, vabbè, ormai il calcio è veramente un'altra cosa, è diventato. Si giocava solo la domenica, sì, alle 3 c'era la partita della Coppa, alle 2 e mezzo. Alle 2 e mezzo, d'inverno 2 e mezzo, 14:30. C'erano i due punti a partita. Quella era un'altra cosa importante. Esatto. Giocare tutti la contemporaneità di tutte le partite. La contemporaneità. Gli stati sempre no pieni, non ce n'era una che si giocasse. Ricordiamo Eurogol con Giorgio Martino e De Laurenti. Mitico. Quindi direi quegli anni, sì, certo. Anni. Ma sai un po' dappertutto, perché no, poi c'era 74-75, no, perché la Rai era quello. Eurogol no, Eurogol è dopo. Nel 77-78. Io parlo della mia esperienza. L'anno di Pierino Prati, no, certo. Non c'era Euro. Per noi era un grosso onore essere da Giorgio. E come? Ha sentito che ha detto Giorgio Liborio Liguori? Dice: per noi era un grande onore, per noi calciatori, essere intervistati da Giorgio Martino, perché c'era la Rai. C'era la Rai, perché non era presente sempre su tutti i campi, esatto. Capito? Quindi il momento il in cui la Rai andava a fare le interviste significava che quella era la match partita clou, o le partite clou. Se pensi che della partita vedevi un tempo alle 19, praticamente la domenica sera, il miglior secondo tempo alla radio sentivi solo i secondi tempi. Prati, mi ricordo, stavamo dicendo prima, un ricordo, poi ci andiamo a pubblicità. Ricordo principale quel bellissimo gol che feci nel derby, che tra l'altro la Lazio è il famoso derby del sorpasso, nominato perché a Roma superò la Lazio, cross che, era campione d'Italia, cross di Peccenini sotto la curva sud, sotto un diluvio,
scivolata di Chedin, lui entra e mette la palla dentro al braccio aperto verso la curva sud, c'è ancora il poster di giallo rossi, mi ricordo, media certo. Vista che usciva, è rimasto, esultava a braccio aperto, e poi è stato la maglia più bella che la Roma abbia avuto, a mio parere, così come quella della Lazio, a parte negli anni 70 erano tutte belle le maglie, non so se siete d'accordo. Beh, infatti dicevano sono tutte belle le maglie, erano belle anche perché rispecchiavano i colori delle società, capito? Poi nei 70 vinse anche lo scudetto la Lazio, certo. Non c'era la Juve con la maglia rosa. Allora chiamiamo la pubblicità, grazie. Poi rientriamo con le due bombe di calciomercato. Notizie, ufficialità di calciomercato da parte di Antonio Maria Pietoso. Rimanete con noi e rientriamo subito. 30 secondi. Pompi, una storia italiana. Il tiramisù Pompi è frutto di 50 anni di esperienza e di un costante processo di miglioramento. Facciamo il caffè uno alla volta, bagniamo ciascun biscotto, spalmiamo la crema a mano. L'eccellenza nasce così. Fognature di Sandro Baldelli, 24 ore su 24 anche per servizi di idraulica. Telefono 337 77 10 15. Ripeto, 337 77 10 15. Sin casa la fogna, sin casa la fogna. Chiama Baldelli, chiama Baldelli. Bene, eccoci qua, nuovamente in diretta. Allora, torniamo al calcio di oggi. Torniamo al calcio di oggi. Calcio di oggi. Un paio di notizie, di ufficialità. No, sì, abbiamo letto, sì, esatto. Il Milan ha preso Kučka dal Genoa, sì, 3 milioni. Forza al centrocampo. Sì. E ha venduto Madri al West Ham prestito secco e Girardino è un nuovo giocatore del Palermo ufficiale. Perfetto, si sapeva, però mancava l'ufficialità. Cioè. Grazie. Allora, arriviamo a presentare il prossimo turno di campionato, chiaramente, perché mi sembra più che giusto, visto che mancano più o meno 17 minuti alla fine della puntata. Allora, Elenia. Facciamo un piccolo riepilogo di qual è la classifica dopo la prima giornata di campionato. Vediamo Sampdoria, Chievo, Fiorentina, Inter, Lazio, Palermo, Sassuolo, Torino e Udinese a 3 punti. Verona e Roma un punto, le rimanenti 9 squadre, tra cui Juve e Napoli, ricordiamolo, a 0 punti. Il prossimo turno vede affrontarsi Bologna-Sassuolo sabato alle ore 18, Milan-Empoli sabato alle 20.45, Roma-Juventus domenica alle ore 18, Atalanta-Frosinone, Carpi-Inter, Udinese-Palermo, Torino-Fiorentina, Chievo-Lazio, Napoli-Sampdoria e Genoa-Verona domenica alle 20.45. Oh, grazie Ilenia, abbiamo una mail per quanto riguarda il prossimo turno, c'è sì, qualcosa sì, sì. Così almeno c'è la tanto attesa Roma-Juventus, certo. Alla seconda giornata è subito Roma-Juventus, entrambe vengono da un esordio non in linea con le attese, che partita aspettarsi? Mauro Macedonio, che partita aspetti? Beh certo, è una partita complicata per tanti motivi. Qualcuno ha detto è una sfida salvezza. C'è due squadre che vengono, una da un pareggio, l'altra dalla sconfitta. Già sfida. Adesso non esageriamo. No, era per fare una battuta, evidentemente. Sì, sì, sì. Partita certamente non facile, vuoi perché almeno storicamente, tradizionalmente, sappiamo come la Juve difficilmente perda due partite di seguito. Quindi già questo la rende in qualche modo. Però è una partita da tripla questa, no? Beh, una partita. A cosa volevi alludere? Arriviamo, tagliamo subito. C'è gente che si sta toccando tutto. Voleva alludere a qualcosa, Mauro, perché c'è difficile che perda due partite di seguito. Che vuol dire? Infatti poi la cabala, insomma, no, ma credo che non sia successo, perché è successo, ma sì, mi pare nel 1912. Esatto. Quindi voglio dire, ieri. Quindi ci sono tutti i presupposti invece perché la cosa possa verificarsi di nuovo, perché almeno
statisticamente, no, è un evento che può come dire, è qualcosa che può essere sfatato dopo tanto tempo. Quindi perché no? La Juve, così, mi è sembrata una squadra... devo dire, mi ha colpito, mi ha sorpreso un po' in negativo. Non mi aspettavo una Juve così, sinceramente. Per cui, a meno che in questa settimana non siano riusciti a rimettere a posto... probabilmente anche l'acquisto di Cuadrado può portare dell'entusiasmo. Poi è mancato il gol, tu dici, non so, forse anche qualcosa di più. E... per cui, certo, una partita apertissima, non voglio fare 0-0 per questo, però è così, è indubbio che, soprattutto vista la Roma anche a Verona, che è una Roma che non mi è sembrata molto diversa da quella... ahimè, vista per buona parte dello scorso anno, quindi... certo. Esatto, quindi... Io credo che sarà una partita molto bloccata tatticamente, cioè certo, Garcia certo. Avrà molta paura di perdere, anche perché ci sono già striscianti contestazioni in atto. Certo che se la Roma si perde anche con la Juventus... Vabbè, però ci può... Allora, no, no, ci... scusate, capito, allora, è un Roma-Juventus. Ci può stare, bisogna vedere sempre il modo certo. Come avviene la partita. Però tu la partita la giochi. Allora, Claudio, le attenuanti... Tu la partita non la giochi, come hai fatto a Verona. Non fai un tiro in porta e perdi pure, allora lì la situazione diventa un pochino imbarazzante. Sì, però penso per la Juventus... No, lui vuole dire che oggi come oggi... della Roma, sto dicendo. No, lì forse vuole dire che oggi come oggi perdere la partita comunque vuol dire... trovarsi allora, per tutto doppio, a due per un doppio punti. Motivo, Mauro. Laddove una settimana fa tutti avrebbero dato per certo che in caso di sconfitta con la Juventus, almeno dopo la partita con la Roma, dopo la partita della Roma a Verona, la Roma si sarebbe trovata a 5 punti. Certo. No? Certo. Io ho letto anche chi è, perché c'è chi ha scritto questo. Beh, certo, fare un pareggio a Verona significa domenica, in caso di sconfitta, trovarsi a 5 punti. Questo prima che la Juve giocasse. Evidentemente qualcuno dava già per scontato la vittoria sull'Udinese. Ma le correnti di pensiero, ti lascio subito finire, sono molteplici, no? Ad esempio c'è chi, come il nostro amico Diego, che poi la prossima volta che sarà qui, Diego Angelino parlo, che la prossima volta che starà qui in studio ce lo spiegherà, non stiamo parlando degli assenti, chiaramente, e ha detto, dice, è stato peggio probabilmente che la Juventus abbia perso nella prima giornata, perché magari adesso non succederà che perde la seconda. Io dico che meno male che ha perso nella prima, perché a livello di classifica può essere perché magari perde pure la seconda. Sì. Cioè, il problema è che dopo Roma sono punti, però voglio dire, sono punti di vista, cioè rispetto molto la corretta dimensione di Diego, così come quello che dice magari... No, perché ancora... appunto, come dice, in caso di sconfitta ti troveresti a due punti e non a cinque. Ma, Mauro, come ma il problema è questo, in caso stato. Di sconfitta tu vieni in una partita come quella di Verona che hai giocato certo male, perdi con la Juve, c'è una settimana di sosta. Cioè, certo. Lo sai che significa qui a Roma? Cioè, di che cosa si parla? È evidente che c'è lo scorso campionato, ripeto, che pesa come un fardello sulle spalle di Garcia. Sento quindi aria di pareggio. Bisogna vedere come finirà il mercato. Bisogna vedere come finirà il mercato. Io sento aria di pareggio. Cosa porterà Sabatini? Infatti, per me è una partita da pareggio. Allora, facciamo allora andiamo sul campo, andiamo da Spinosi e da Liguori. Su, allora, diciamo. E niente, che secondo te che partita potrebbe essere, che partita può essere a livello proprio emotivo? Ma se conta qualcosa o più di e la partita tanto... è la seconda, quindi ce ne vuole ancora. Cioè, dovesse perdere una delle due non succede niente. Assolutamente. Dovesse vincere io una... penso così, poi magari dovesse vincere una delle due non succede niente lo stesso, no. Perché manca troppo esatto. Se vince la Roma va più 4, se vince la Juve va più 2. Però più 4 dopo due giornate, insomma, va bene. Ok, allora Liborio Liguori. Io dico che penso che se la Roma gioca con un tasso tecnico più elevato, con questo velatamente dico, se utilizza anche a mezzo servizio Totti, può cambiare tranquillamente la situazione, perché almeno vediamo questo nuovo centravanti se riesce a poter concludere, sì, perché naturalmente potrebbe essere un'arma in più. Dico solo questo qui. Cioè, io vedo comunque grande confusione. Adesso sento dire che Florenzi verrà riportato nel terzetto d'attacco. Io sono contento, per carità, ma ha giocato Testino, rientra Maicon, forse gioca Iago Falco, ricambia tu. Cioè, non si capisce ancora, non ho capito che idea ha di questa squadra. Chiaro che anche il tecnico dovrà sembra bene questa squadra. Sta sperimentando, cioè, le voci. No, scusa, Mauro, io voglio dire questo: col Siviglia avevamo visto un'ottima Roma, no? Un'ottima Roma.
con un grandissimo Dzeko, Iago Falque, che per me era stato il migliore in campo. Siviglia, a Verona non è stato messo in Siviglia campo. Siviglia non era entrato in campo, almeno lascia primo stare, tempo, ho capito, ma comunque aveva palesato un'ottima condizione, aveva giocato un bellissimo calcio, a Roma è d'accordo con l'amichevole. Perché non ha confermato quella squadra col Verona? Ha rimesso in campo Gervinho, perché? Ha ricambiato tutto. Vabbè. Quindi allora, c'è qualcosa che non quadra anche in Garcia, no? Cioè, che non... bello il calcio di Luciano Stissosi. No, lo facciamo un applauso a Luciano, per favore, perché uno che ha giocato e che ha vinto tanto, sente questi discorsi e poi dice che è bello il calcio, sì, vuol dire che veramente è bello, e non si arrende, Luciano. È passione vera. Grazie Luciano, perché poi anche tu rispolveri sempre il discorso Totti, no? Cioè siete dello stesso corrente di pensiero di Pierino Prati, che ha detto poteva impiegare anche sull'1-1 per un quarto d'ora, 10 minuti di Francescotti, magari una punizione. No, soprattutto se deve entrare il Barbo, cioè se ha scelta il Barbo, insomma. Quello che non è piaciuto di Garcia a Verona è stata l'impostazione della squadra all'inizio, cioè la scelta iniziale, sono d'accordo anch'io, la scelta iniziale sbagliata è stata quella di modificare uno schieramento che comunque nel primo tempo di Roma-Siviglia aveva dato delle garanzie, certo, al di là della spettacolarità dovuta anche alla partita amichevole, però anche di consistenza. Non arrivi con una squadra che comunque è il Siviglia, che aveva appena fatto la Supercoppa, a stare 6-0 era un risultato significativo, e quindi se tu l'hai fatto al di là dell'amichevolezza della partita, significa che avevi impostato bene la squadra, e non ho capito perché l'abbia modificata. Dopodiché anche i cambi non sono stati convincenti, perché l'inserimento di Barbo, cioè un giocatore meno offensivo rispetto a un Ljajić o un Totti che erano in panchina, nel momento in cui raggiunto il pareggio tu avevi la possibilità, e infatti l'hai avuta perché le occasioni migliori la Roma le ha avute proprio nell'ultima parte, negli ultimi 15-20 minuti, cioè è stato più facile in quel momento ipotizzare una vittoria della Roma che non una vittoria del Verona, laddove invece nella prima parte era più facile ipotizzare un vantaggio del Verona, che è arrivato, ma poteva arrivare anche prima, era stato bravo Szczęsny, c'erano state le occasioni, quindi mi è sembrato sbagliato il modo di gestire la partita da parte dell'allenatore. Ora domenica ha questa opportunità nello scontro diretto, innanzitutto di non sbagliarlo come 2 anni fa, quando ci fu, mi pare, un 3-0 subito. Però era stata una partita che ha portato tanti strascichi a livello di polemiche, io credo che questa partita debba servire veramente per dimostrare anche la sinergia, l'affiatamento che c'è non tanto fra i giocatori ma fra i giocatori e l'allenatore, che una cosa che sembra un po' al momento non sembra pieno, un po' lontana, è non proprio lontana. Questo. Vabbè, io prima dicevo di mancanza di sinergia fra Sabatini e Garcia, e questo c'è. Ma temo che ci possa essere o essere stato o stare per questa mancanza. Vedremo la prova chiudano subito l'aria. Esattamente, sarebbe veramente drammatico. Vabbè. Allora, Riccardo, poi dobbiamo chiudere con la Lazio, perché dobbiamo presentare ancora il passo della Lazio. Riccardo, io pensando a Roma Juventus vorrei dire avremo l'uomo in più dagli spalti. Col fatto della divisione delle curve sarà un po' un problema. È un tema che affronteremo la prossima volta, però comunque vai avanti. Il prossimo uomo in più non ci sarà per uno sciopero che non condivido, lo ritengo anche abbastanza inutile. E mi dispiace molto perché è la prima in casa contro i campioni d'Italia. E semplicemente al prefetto non importa nulla se la propria tifoseria non canta per la propria squadra. Detto questo, se la Roma riesce ad aggredire bene la Juventus nel primo tempo e prova anche con un po' di carattere a chiudere la partita, per me la Roma può anche vincerla di misura.
questa partita. La Juventus non perde due di fila da tanto tempo, chissà se vabbè, magari scusa, non possa essere. Voglio usare un attimo, sì, ci usiamo perché ci abbiamo un attimo su questo sciopero, no? Sì, sì, è un bel tema. Se abbiamo già visto Roma Juventus la scorsa stagione, io non vorrei che invece a chi va allo stadio con l'intenzione magari di alzarsi in piedi, gridare, urlare, gli venisse impedito questo no, fatto. Non penso. No, siccome succede, siccome vabbè, è successo, vabbè, non vorrei che si ripetesse domenica. Allora, guarda, introduco la Lazio partendo da questo il fatto. No, perché è un discorso importante. Anche perché scusa, ti posso dire, ieri abbiamo visto le immagini finali di Bayer Leverkusen Lazio. Con i giocatori del Bayer che sono andati verso la, anzi sono saliti proprio in mezzo ai tifosi, hanno cantato onori, cioè no, perché lo sciopero è tanto chi lo vuole fare, ma chi non lo vuole fare è altrettanto padrone. La cosa più grave è non fare lo sciopero a Roma Juve, ma fare lo sciopero a Lazio Bayer Leverkusen nella gara d'andata di un playoff che ti può portare in Champions. Si scioperi, però vabbè, questo è un altro discorso, è sempre inutile. Sostanzialmente, però voglio dire, non c'è una valenza. In teoria tu dovresti trovare e fare il vantaggio in cui il pubblico dovrebbe essere due. Ma in genere però le proteste si fanno nei momenti, no, di maggior richiamo mediatico. Sì, ma devono avere anche un senso logico. Non ha senso logico non ti fare la va bene, va bene. Infatti, allora Antonio Maria Vedoso, se vogliamo. Guarda, allora, questa è una Lazio che era partita bene, no? Proprio battendo il Bayer 1-0 e poi andando a vincere la prima di campionato contro il Bologna. Sì, diciamo che va bene solo il risultato in entrambe le partite, perché per il resto c'è veramente poca roba, perché il Bologna è veramente poca roba, nonostante destra e brighi, e sono stato anche generoso dicendo poca roba, la Lazio doveva vincere molto più ampiamente, invece ha lasciato una partita aperta e ha rischiato anche di pareggiarla. Beh, comunque sì, alla fine, Brighi poteva benissimo pareggiarla. E Brighi, vabbè, noi abbiamo fatto 70 tiri in porta, però la cosa grave è quella. Ho capito, però per come si era messo in primo tempo io pensavo che finisse di goleada, esatto. E invece poi non ha retto. La cosa grave, Chievo è una partita difficile, la Lazio ha una buona tradizione al 24 col Chievo. Se vincere e andare a 6 punti sarebbe buono sotto il punto di vista dei punti, principalmente della classifica, però io non vorrei, siccome mancano ancora 4 giorni, ho una speranza ma remota che possa arrivare qualcuno, non vorrei che i 6 punti e il potenziale primo posto in classifica facciano pensare di nuovo che questa rosa e questa squadra sia più forte di quello che poi in realtà è, perché siccome io ho paura che poi accada questo, quindi mi auguro che la Lazio vinca a Verona, però mantenendo un profilo basso. Va bene, chiedi troppe cose. Chi vuole commentare o replicare a quello che sta dicendo Antonio Maria sulla Lazio? Cioè, la Lazio d'accordo, ma per me la Lazio quest'anno è una squadra da quinto posto, quindi sì, non è sì, come vedo il calcio io, quindi non credo che la Lazio, se non rafforza l'organico con due acquisti abbastanza importanti, uno per ruolo, diventa, esatto, questa era l'estate per fare un salto di qualità, secondo me, cioè, e non è stato fatto. Ma non lo faranno, dici, ma sai qual è la cosa? Con lo dico, non lo puoi fare il salto di qualità. Tu dici quinto posto. Tu dici quinto posto. Quinto posto che poi può essere sesto, attenzione, quarto, diciamo, se sei di squadre in lotte, Fiorentina, Lazio. Sei d'accordo nel dire che Juventus e Roma dovrebbero essere le due a contendersi lo scudetto? Sì, anche l'Inter, ci metto anche l'Inter. Le due milanesi sono... No, Milan sotto io lo metto. Soprattutto dopo l'acquisto di Balotelli. Napoli sono al settimo posto. Napoli e Fiorentina. Però ricordiamoci quello che ha fatto la Lazio, viene dopo tutte queste, quindi siamo anche al settimo posto. Guarda, la Lazio e Napoli per esempio non so chi è più, per me la Lazio forse è superiore al Napoli, per me. Pensa, come vedo io. Napoli è un po' ridimensionato. Potremmo dire che oscilla dal quinto all'ottavo. Però l'elastico potrebbe esserci, è una fascia, ripeto, può arrivare squadra, può esserci per una Juventus che quest'anno è la tanto rinnovata, il Napoli dove per il scusate, il Napoli l'anno scorso è arrivato quinto, sicuro allora, Lazio e Napoli per tornare in Champions dovranno faticare moltissimo. Allora vedremo come andrà questa seconda giornata di campionato, poi ricordiamo c'è la pausa, e poi ritorneremo a parlare, ci sarà Frosinone Roma, la terza qual è? La terza della Lazio. La Lazio gioca in casa contro lo diremo tra poco, pensaci. E è arrivato il momento dei saluti, dobbiamo salutarci. E prima di salutarci, però, volevo ricordare una cosa, anzi, evidenziare una cosa che noi, evidentemente, di goleada un po' di fortuna la portiamo, vero Ilenia? Allora, quest'anno Ilenia è stata con noi in questa prima puntata, ma probabilmente ci verrà soltanto a trovare perché è andata un po' ai piani alti, dai, è vero Ilenia? Piani alti. Vabbè, insomma, complimenti, congratulazioni perché è entrata. Ci si impegna quanto si può. Diciamo così. A collaborare con diciamo la rete nazionale, con la Rai, no? È così? Sì, la vuoi avere. Facciamo un applauso, entra da Rai News a lavorare, quindi questo ci può fare soltanto che piacere. Sarà una grande perdita per
Se posso rubare un istantino, vorrei veramente ringraziare tutto lo staff di Goldea, dei nostri ospiti che sono sempre stati fantastici, i nostri amici a casa. E sono veramente contenta di aver potuto incominciare questa terza stagione con voi. Ecco, però ci verrai a trovare, no? Quello quindi, senza dubbio, visto anzi. Visto che non starai più davanti alla camera, ma dietro. Giusto? Non è detto solo dietro. Non è detto, giustamente, non è detto, però intanto... si parte in questa maniera sì, e poi sì, dopo dobbiamo provvedere, però qualche volta tu ci verrai a trovare, questo sicuramente. Senza dubbio vi racconterò le nuove avventure, diciamo così. Molto bene, molto bene. Allora, è arrivato davvero il momento dei saluti, a te Ilenia. Come sempre, e speriamo non per l'ultima volta della stagione, saluto i nostri ospiti, i nostri amici a casa e li ringrazio per essere stati con noi. Luciano Liborio. Grazie. Liborio Liguori, scusate. Vedete grazie. L'emozione? Luciano e Liguori. Luciano e Liborio. Ho fuso. È come al supermercato, paghi una. Due per una. No, no, non confonderei mai i nostri preziosi ospiti. Vabbè, li voglio Liguori, certo. Grazie, buonasera. Luciano Spinosi. Due campioni sicuro, insomma. Certo. Va bene. Salutiamo Claudio Fontanelli. Ciao, buonanotte. Antonio Maria Pietoso. Ciao Elenia, ben arrivata al mondo della televisione. Con le gaff. Mauro Macedonio. Arrivederci a voi. Giorgio Martino. Ciao. E Riccardo Cotumaccio. Grazie a voi, buonanotte. Molto bene, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci troviamo la prossima settimana. Buon proseguimento.